Eccoci qui, buonasera a tutti e benvenuti con le Olimpiadi Online. Oggi qui con noi c'è il maestro internazionale Pierluigi Piscopo. Ciao Pierluigi! Ciao Maria e benvenuti a tutti! Allora Pierluigi, l'evento è sicuramente uno degli eventi più attesi, no? Che si tiene ogni due anni. Tu per primo hai partecipato alle Olimpiadi, quelle proprio in carne ed ossa, e che cosa ci dici di questa manifestazione? Beh, senz'altro le Olimpiadi sono la più bella e più attesa manifestazione che ci sia. Come tu dicevi, si tengono ogni due anni e sono una vera e propria festa degli scacchi, perché a parte il livello tecnico che è altissimo, la posta in palio è molto alta e tutti i paesi, perché si tratta di un torneo a squadre nazionali, quindi si gioca per vincere un titolo per il proprio paese, quindi l'impegno è massimo da parte di tutti. Oltre a questo, poi una caratteristica unica delle Olimpiadi è proprio l'atmosfera di grande amicizia e fratellanza che si respira. Io ho partecipato nel 2006, quando le Olimpiadi sono state organizzate in Italia, e l'aspetto che forse più mi è rimasto impresso è davvero la grande, grande fraternità, no? A volte si cita a proposito, altrimenti il motto della FIDE, che dice gens una sumus, cioè siamo una sola famiglia. Ebbene, soprattutto forse nell'occasione delle Olimpiadi di Torino, che si tenevano all'interno di un villaggio olimpico, c'era fortissima questa impressione di essere tutti fratelli in un certo senso, no? Anche sì. Tu, Maria, hai partecipato tante volte con la nazionale italiana, sì, quindi penso sì. che E sono pienamente d'accordo con te. Sì, ho partecipato insomma a 4 Olimpiadi ed è una sensazione veramente bellissima essere lì. E penso che per qualsiasi sportivo è veramente la massima aspirazione, no? Riuscire ad avere un posto lì alle Olimpiadi. E Pierluigi, tu hai visto un po', dato un'occhiata chi sono i nostri italiani, insomma, che sono stati scelti dal commissario tecnico Arthur Kogan e Carlos Garcia Palermo. Che cosa ne pensi, insomma? Penso che hanno tutte le possibilità di regalarci dei bei momenti e di regalarci delle belle soddisfazioni. Il format quest'anno prevede di giocare su 6 scacchiere, Esatto. Quindi rispetto alle Olimpiadi, quelle che tu dicevi in carne ed ossa, in cui si gioca in 4 scacchiere e si gioca in maniera rigidamente separata fra uomini e Esatto. Invece in questo caso si è scelta, anche per valorizzare forse un po' le possibilità offerte dall'online, una formula mista, una formula ibrida, per cui le scacchiere diventano 6 e oltre a diciamo i giocatori proprio senior ci sono anche 2 under 20, fra cui un ragazzo e una ragazza obbligatori, e anche la migliore rappresentante femminile. Quindi esatto, diciamo che diventa davvero una sfida fra due paesi, fra due realtà scacchistiche, e i nostri ragazzi sono molto forti, perché c'è Daniele Vocaturo, che vedremo in prima scacchiera, no? Daniele sì, è da tanti anni il trascinatore dei nostri colori ed è anche capace veramente di moltiplicare le sue forze durante gli incontri a squadra. Io ricordo diversi anni fa, quando ha giocato una partita bellissima, per esempio con Grishuk, no? ci ha fatto sognare. Insomma, Daniele, voglio dire, ha un talento tale, una preparazione anche tale da poter giocare contro i migliori al mondo alla pari. E poi abbiamo tanti giovani, abbiamo le ragazze, insomma, sono convinto che la nostra squadra è molto competitiva e ci darà delle belle soddisfazioni. sì, io sono d'accordo che questa formula veramente è interessantissima. Tra l'altro, insomma, come dicevi appunto, prevede l'obbligo di schierare 2 donne e 2 under 20, un ragazzo e una ragazza, e per cui avremo complessivamente 3 uomini e 3 donne, quindi esattamente 3 e 3, quindi un equilibrio veramente perfetto, a differenza di tante altre volte, no? Dove comunque c'è sempre una superiorità, diciamo, del sesso maschile. È vero, è vero, è vero. Io direi che possiamo anche cominciare subito nel vedere la prima partita, il primo turno, e direi di cominciare proprio con il numero 1 italiano, Daniele Vocaturo. Eccoci qui, questa è la partita di Certo, Daniele. certo, certo.
Beh, questa è una partita, se mi permetti Maria, una partita un po' quasi un classico, no? Nel senso che si affrontano due giocatori. Abbiamo un attimo perso Di Pierluigi, livello, eccolo. soprattutto il nostro. Pierluigi qualche volta Ah, salta un sono po' tranquillo, tornato? sì, sei tornato. Quasi. Allora, vediamo un attimino. Sempre, non vi preoccupate. Sono. Sì, c'è qualche problemino con, non so se la connessione, immagino di sì. E il microfono stai utilizzando quello delle cuffie o quello del computer? Allora, vediamo se Pierluigi riesce a sentirmi. Intanto vi mostro la partita di Essere Daniele quindi nelle. dall'inizio. Daniele è il nero, come vediamo. Cosa te ne pare di questa scelta di apertura, Pierluigi? È una scelta d'apertura molto rischiosa, molto molto rischiosa, soprattutto perché Kirill Georgiev, che è un grande maestro straordinario, che è stato anche campione europeo assoluto, Kirill Georgiev è famoso per l'estrema solidità e in questo caso gioca con il bianco, quindi se già questo grande maestro è molto molto solido di su, affrontarlo con il nero e cercare di squilibrare il gioco. È al limite dell'azzardo, però conosciamo anche molto bene Daniele, che è un giocatore estremamente dinamico, quindi non sono stato sorpreso dalla sua scelta, o meglio, sono stato sorpreso dalla scelta proprio dell'apertura di per sé, perché ha giocato un gambetto in cui Daniele abbia giocato in questo modo. Il gambetto di donna accettato è famoso, diciamo, Sì. per essere estremamente solo difensivista, mentre Daniele, no, il grande paladino dell'est indiana, diciamo che non ci sono forse due difese contro di quattro più agli antipodi del gambetto di donna accettato e l'est indiana. Recentemente il gambetto di donna accettato ha ricevuto una spinta, no? Verso delle linee un po' più taglienti, un approccio un po' più tagliente anche con il nero, e Daniele, che è molto molto attento agli sviluppi della teoria, sono sicuro che ha delle idee ben precise. Vorrei Sì. far notare che la cadenza di gioco, essendo rapid, sicuramente privilegia delle preparazioni d'apertura specifiche e volte a creare dei problemi insolidi all'avversario, cioè secondo me vedremo delle partite che si discostano un po' dalle linee proprio più giocate a tempo classico, no? Per cercare appunto di sfruttare il fattore tempo, Esatto. Quindi perché dici, un vedremo problema proprio delle complesso in apertura. preparazioni, esatto, delle preparazioni teoriche, cioè studiate appositamente per l'evento a cadenza rapid. Sì, anche perché seppure l'apertura non dovesse risultare al 100% corretta, ebbè, confutarla con pochi Certo. minuti. Quindi, Risulterebbe se davvero vediamo un po', difficile. magari possiamo guardare un po' le prime mosse, no? Perché adesso è chiaro che la posizione è interessante, stanno giocando un finale abbastanza equilibrato, ma magari possiamo mostrare ai nostri amici come sono arrivati in questa posizione. Gambetto di donna accettato, come vedete, no? Dopo D per C4, Esatto, allora. chiaramente il nero accetta il pedone che è stato sacrificato, e Esatto, sì, 3 è alla già una seconda scelta. mossa. Sì, alla terza mossa è 3 da parte di Kirill, è già una scelta un po' particolare, perché di solito, o meglio, si ritiene che cavallo F3 sia la mossa più impegnativa per il nero, la mossa oggettivamente più difficile da affrontare perché impedisce E5. Su E3 Vokatura gioca E5. Perché? Perché a questo punto il pedone non può essere catturato, cioè su D per E5, donna per D1 scacco, re per D1 e per esempio anche una mossa banale come alfiere E6, c'è un equilibrio materiale, però il re bianco al centro è veramente posizionato molto male, quindi il nero qui avrebbe già un gioco decisamente, decisamente migliore. Invece in Sì. partita, dopo E5, cavallo F3, cavallo C6,
che succede? Succede che il bianco accetta di giocare una posizione, per esempio se ha mossa 5 al posto di spingere N4, Daniele avesse giocato E per D4, a Sì. quel punto saremmo entrati in una struttura molto famosa che è la struttura con il pedone di donna isolato. Quindi dopo E Esatto. per D4, E per D4, si entra in questo tipo particolare di struttura. Struttura che si ritiene sicuramente solido perché il nero non ha delle debolezze, però il bianco è anche molto molto attivo. Quindi Daniele, fra la scelta di una difesa piuttosto solida ma anche piuttosto passiva e una posizione sbilanciata, spingendo il pedone in E4, attaccando quindi dopo cavallo FD2, donna G5, sfrutta brillantemente l'attacco sul pedone G2. Facciamo notare che il bianco è stato costretto a. Non riesco a sentirti. Il pedone Pierluigi, hai il telefono vicino? Rocco, ma salta semplicemente la mia voce oppure non mi senti mai? No, è che qualche volta proprio esatto, ci mancano dei pezzi, sì. Sì? Ok, comunque il telefono l'hai Senti? accanto a te, giusto? Sì. Ok. Bene, bene, tranquillo. Andiamo avanti. Sì, Scusatemi no, per figurati, sono cose che questo. È il succedono. Ferragosto in una località di mare, quindi c'è tanta gente, siamo tutti, Tutti connessi. C'è un come dire, sovraffollamento di canali. tutti connessi Sì, e tutti a seguire la diretta, esatto. perché sono tutti a seguire la diretta delle Olimpiadi, quindi abbiamo chiaramente intasato le linee. Allora, vi stavo dicendo che a mossa 6, poi torniamo all'attualità perché comunque la partita è ancora molto interessante. A mossa 6, Vokaturo, anziché difendersi, anziché difendere il pedone 4, contrattacca il pedone G2 e Georgiev è stato costretto a cambiare questi due pedoni perché se avesse giocato a rocco al posto di cavallo per E4, alfiere H3 sarebbe stata decisiva, Esatto, vincendo come strano. minimo una qualità. Esatto, alfiere H3 che Sì. minaccia matto, vince una qualità perché dopo G3, insomma, si perderebbe la torre in F1. Esatto. Invece, che è successo? Dopo cavallo per E4, donna per G2, cavallo G3, unica mossa perché Sì, per difendersi bisogna il difendere cavallo la che è la torre torre. H1. Il gioco è estremamente sbilanciato perché il bianco ha una bella posizione al centro e ha anche sviluppato più pezzi rispetto al nero, in particolare la donna nera. Non è che sia proprio, è attiva, però insomma potrebbe rischiare di essere catturata. Quindi Vokaturo giustamente cerca di riportare in gioco la donna con donna H3, dopodiché c'è stata una sequenza abbastanza forzata, dopo cavallo C3, alfiere D6, cavallo C4, cavallo H6 e soprattutto dopo donna H5, Georgiev ha proposto il cambio. Sì. Delle donne che Vokaturo non può probabilmente rifiutare. Quindi vedete come questo giocatore, questo grande maestro, bulgaro e ora macedone, questo grande campione, sia famoso per la sua solidità. Dopo il cambio delle donne, dopo una serie di cambi generalizzati, io direi alla posizione attuale, no? Facciamo vedere. Rapidamente quello che è successo, donna e tutta questa serie di cambi generalizzati, siamo entrati nel finale che ancora adesso stanno giocando. È un finale con equilibrio di materiale in cui addirittura Vokaturo ha. Ti sento, esatto, ti sento a tratti, scusami Pierluigi, dicevi Una Vokaturo? struttura che è. Sì, possiamo spostarci anche alla posizione che stanno giocando adesso, perché c'è molto poco Esatto, tempo siamo per i due arrivati alla giocatori, trentesima soprattutto per mossa. Daniele. Quindi, sì, dopo tutti quei cambi che abbiamo visto, c'è stato
stato un finale equilibrato in cui Vokaturo aveva una migliore struttura pedonale, però Georgiev aveva i pezzi più attivi. Mi dà dei pezzi in un cambio strutturale favorevole spingendo il pedone H, e adesso siamo giunti a questo. Posizione in cui fondamentalmente che succede? È di 4. Pierluigi? Sì, lo so, mi sa che c'è stato qualche problema con la connessione. Ok. Bene. Allora, e quindi siamo arrivati alla posizione adesso con B6. Sta attaccando il cavallo in C5, Daniele. E se potessi scegliere uno dei due, Pierluigi, che colore, con che colore giocheresti questo finale? E probabilmente può cercare di sfruttare la sua preponderanza centrale, cioè un giorno, se il bianco si a difendere efficacemente D4, potrebbe pensare a un piano con F3 e poi E4 per avere due pedoni centrali, insomma, affiancati, che darebbero molto fastidio soprattutto al cavallo nero. Ovviamente il nero ha di che difendersi, può cercare di portare il cavallo in D6, che mi sembra un'ottima casa per controllare 4. Secondo me il risultato più probabile è il pareggio. Io Sì. prenderei comunque il bianco, mi piace un po' di più la sua posizione. È arrivata una proposta di patta. Ah, ok, dopo vedremo. No, non qui, probabilmente. Esatto, vediamolo. Alessio Valsecchi è riuscito a pattare contro Stojanovski. Bene, bene. Magari possiamo dare anche un'occhiata veloce a questa partita, se vuoi, o continuiamo a vedere quella di Daniele. Dimmi pure tu. Sì, forse possiamo vedere anche la partita di Luca Moroni, no? Luca Moroni ha già Ok, vinto, vediamo esatto, magari, mi è Luca ha sembrata. vinto e ricordo che Olga Zimina ha vinto a forfè. Quindi allora diamo un'occhiata ai risultati attuali. Allora abbiamo quindi Olga che ha Luca, mi è vinto a sembrata una forfè. vittoria di forza. Sì, Luca anche ha vinto. Adesso metto la partita dall'inizio in modo che possiamo vederla. Luca è nero. Quindi Alessio Valsecchi patta e abbiamo ancora Marina Brunello. Angela Grimaldi e sì, allora provo intanto a cercare di vedere anche le ragazze. Beh, direi che per il momento sono messe bene, non le cose si sono messe bene. Sì, direi che i risultati sono favorevoli all'Italia. Molto interessante la partita di Luca Moroni, che è rimasto con il re al centro e poi ha cercato di attaccare sull'ala di re. Ha veramente col nero giocato in maniera creativa, come un po' bisogna fare in queste cadenze veloci. Io ho grande fiducia nei nostri più giovani, no? Perché innanzitutto sono nati con il gioco online, per cui credo che abbiano una maggiore dimestichezza. E poi perché come atteggiamento chiaramente non hanno paura di niente, come è giusto che sia, Sì. e quindi cercano anche di sbilanciare la posizione. Col nero, no? Sono delle partite molto molto interessanti. Quindi bravo Luca perché ha vinto molto Ha molto vinto veramente una bene. bella Non so, direi partita. che forse è meglio se... Seguiamo sì, però Daniele. stanno ancora giocando Vokaturo e Ok, andiamo Georgiev. subito su Secondo Daniele. me sì, è più interessante. E Immagino la che posizione per come la Georgiev vedo dovrà ora. spingere al massimo, no? Per cercare, insomma, Sì, ma non mi è di piaciuto. Non mi è piaciuto il fatto di aver spinto in il pedone in F4. F4, perché qui Daniele Sì.
tanti grandi vantaggi Esatto, strategici, adesso eh? si è creata, Hai il insomma, anche pedone questa G che è un casa di pedone qua, passato. esatto, un pedone G passato. In effetti la Vedete, posizione sembra essersi un vedete la tecnica? po' rovesciata. Si è Penso che rovesciata ora perché il pedone prenderesti G nero. potrebbe essere pericoloso. Sì. Il re nero è molto più attivo, il cavallo in D6 insieme al pedone F5 tiene sotto controllo il centro dell'avversario, il centro bianco, e il pedone G è già un pedone passato. Vediamo che Sì. Orgef come vuole sfruttare. Attenzione alla posizione del re nero, perché nonostante stia al centro non ha molte case, quindi tante volte ci potrebbero essere dei problemi legati Adesso prova ad entrare anche, insomma, al re. nelle Torre. retrovie nemiche, no, Daniele? Adesso Ah, potrebbe cavallo cercare di entrare con la B4. torre. Vediamo. Sì. Questa era la mossa sicuramente preparata da Da Georgiev. Daniele. Ma Daniele non sembra molto impressionato. Adesso va a eliminare i pedoni sull'ala di donna. Qui il bianco senz'altro ha un pedone in più, questo è chiaro, però il nero è molto 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 attivo. Sì, sembra Torre pericoloso. H2 è un'idea importante. Sì. Penso che il re nero possa il re bianco possa andare in F3. Su F3 C'è dopo da cavallo vedere, E4 si può creare qualche rete di eh? matto. Esatto, Però c'è si può torre per creare una rete di matto, però F5. su Esatto, c'è torre per F5. Esatto, Se l'idea il con la re rete di nero matto è questa, però dopo torre per F5 rimane il se il re cavallo nero indeciso. fosse già In D3. Torre H3, chissà, forse Daniele ha già trovato come pareggiare. Vedete che ha recuperato molto tempo sull'orologio, eh? Daniele Sì. Vocatura è fortissimo nel gioco concreto, nel gioco tattico, è capace di calcolare le mosse migliori in pochi secondi. Penso che qui ci sarà una ripetizione di mosse. Sì. Torre G3 non sembra che nessuno dei due la voglia giocare, anche perché il nero ha un pedone B pericoloso, quindi su torre G3 forse si può semplicemente cambiare e poi spingere il pedone B. Bravo Daniele, molto 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 Esatto, solido. ottima patta. Ottima patta anche nell'ottica del punteggio di squadra, perché Georgiev è un fuori classe, gli altri giocatori macedoni sono dei bravi giocatori, ma i nostri sono superiori, mentre Georgiev è un fuori classe, uno di quelli proprio che ha fatto parte dell'elite mondiale. Tra l'altro noi lo conosciamo bene perché ha giocato per tanti anni il campionato a squadre, no? Mi pare con Padova, è stato uno dei pilastri, o forse lo è ancora. Quindi insomma, Kirill è sempre un Esatto, è grande degli sempre un scacchi. grande. Ottimo risultato di Daniele, e penso che anche per l'Italia le cose si stiano mettendo bene. Bene. E anche Angela sembra che abbia vinto, per cui insomma direi che il risultato è veramente netto. Credo che siamo 5 a 1. 5 a 1 per l'Italia. Vince Grimaldi Angela, Luca Moroni, Marina Brunello. Olga Zimina vince a forfè e Alessio Valsecchi e Daniele Vocaturo, che sono la prima e la seconda scacchiera, battano. Quindi veramente un grande risultato. Cosa ne pensi, Pierluigi? Benissimo. Beh, Bene. direi che l'esordio è dei migliori. Chiaramente il nostro intervento è stato determinante perché abbiamo portato fortuna ai nostri amici Sì. e speriamo che possano continuare così, no? Anche perché al turno successivo, se ricordo bene, ci sarà già un incontro di Esatto, altissimo, altissimo spessore. credo che sia la squadra più forte di questo girone. Intanto voglio anche spiegare come insomma è suddiviso il torneo, no? C'è una prima fase dove ci sono tutta una serie di gironi, si parte dalla base division fino poi ad arrivare alla top division. Ogni volta che si arriva nelle prime tre posizioni, le squadre che arrivano nelle prime tre posizioni poi passano alla divisione successiva, per cui l'Italia è partita direttamente dalla divisione numero 2. E visto che queste divisioni praticamente vengono decise in base al ranking, no? Quindi è una sorta di media elo sia nell'assoluto sia nel femminile, si fa questa media e l'Italia comunque partiva già dalla divisione 2, quindi ha evitato la base division, la divisione numero 5, la quarta, la terza, quindi
quindi è partita direttamente dalla seconda e l'obiettivo sarà quella di qualificarsi nelle prime tre posizioni alla fine di questo weekend per poi raggiungere la top division. E chi passerà poi la top division arriverà poi alla fase 2. La fase 2 invece poi riguarda, insomma, ci saranno i playoff. Quindi ci sarà un altro tipo di torneo in stile proprio knockout, quindi ad eliminazione diretta e tutto, quindi ne vedremo veramente delle belle anche lì. Speriamo, insomma, di riuscire ad arrivare nelle prime tre. E dicevo che queste divisioni sono poi divise in gruppi. Abbiamo il gruppo A, il gruppo o gironi, abbiamo il gruppo A, il gruppo B, il gruppo C, il gruppo D e il gruppo E, e basta arrivare nelle prime tre posizioni di ogni gruppo, per passare alla divisione successiva. Questo è importante perché le divisioni, insomma, sono 50 squadre e vengono divise 10 per ogni gruppo, per cui si ha un girone all'italiana di 9 turni. Bene. E appunto al secondo turno giocheremo contro l'Olanda, che è la numero uno per Luigi, che è Anish Giri, un top player praticamente, no? Beh, Top ten. l'Olanda si presenta come la chiara favorita insieme alla Sì, insieme alla Spagna, anche la Spagna, Spagna è molto esatto, forte. che ha Vallejo, anche Non Shirov. bisogna mai sottovalutare. Eh sì, Vallejo, Shirov, sono molto curioso di vedere cosa farà Shirov, perché Shirov è Sì. sempre un artista della scacchiera, quindi ci può fare divertire. Però l'Olanda è nel complesso la squadra forse più forte. Sì. E non dobbiamo mai, specie nelle Olimpiadi, sottovalutare i paesi non favoriti Esatto. sulla carta, ma con grande tradizione scacchistica. Esatto, Allora, che per possono esempio, fare un grandi giochi l'Olanda di gioca. squadra. Eh sì, qui l'Olanda gioca contro la Slovenia. E la Slovenia è un paese ostico, anche se non ha schierato i migliori, no? Vedremo come se la caveranno, soprattutto essendoci dei giovani o anche la componente femminile, potrebbe essere che questi paesi con una grande tradizione scacchistica nel complesso sulle sei scacchiere possano creare molti molti problemi. È chiaro che Giri forse non avrà problemi, però i suoi compatrioti, i suoi compagni di squadra magari qualcosina in più. E a proposito di questo, Pierluigi, ti volevo chiedere cosa ne pensi anche per quanto riguarda il campionato a squadre, di insomma, anziché giocare su quattro scacchiere, se si riuscisse a portarlo magari a sei scacchiere con una formula di questo tipo. Cioè, ti Mi piace sembra o... un'ottima idea. Tu tra Sì, l'altro... Maria, mi sembra un'ottima idea. Esatto, tu tra Dimmi. l'altro hai un'esperienza internazionale anche di campionati a squadre e quant'altro, no? Che cosa mi dici appunto degli eventi a squadre di altre nazioni, dove ti è capitato anche di giocare o comunque di vedere, avere degli allievi da quelle parti, no? Tu per un periodo puoi anche raccontare appunto che sei stato in Corsica, no? Sì, io ho trascorso 7 anni in cui ho vissuto e ho lavorato principalmente, anzi esclusivamente direi, in Corsica, quindi in Francia, e ho potuto conoscere molto bene questa realtà. Nel campionato francese ci sono diverse categorie, ma in tutte queste categorie si gioca sempre su più scacchiere rispetto all'Italia, tradizionalmente 8, come per esempio il caso del famoso top 2 no, che sarebbe c'è l'obbligo, come nel torneo che stiamo seguendo, di far giocare anche dei giovani e delle donne. Quindi, secondo me, l'incontro su quattro scacchiere secche, che è quello tra tradizionale, solo così. Però secondo me negli scacchi di oggi sarebbe un'esperienza più bella, più divertente anche per i partecipanti, perché poi si crea uno spirito di squadra e si creano delle vere e proprie scuole di scacchi. È chiaro che se al circolo che gioca la Master c'è un ragazzino promettente e lo si fa giocare, si fa le ossa in questi tornei così forti, o anche anche la stessa cosa per quanto riguarda le squadre femminili, no? Perché Sì. questa separazione è molto netta, se ha un senso per attribuire dei titoli, però no,
non ha senso, per esempio, per valutare global chiacchiere più semplicemente le squadre che riescono ad avere i professionisti più forti, per esempio in prima scacchiera, no? Perché sono poche scacchiere, quindi basta avere gli uomini giusti al posto giusto e a quel punto si riesce veramente a controllare la situazione. Inoltre su Sì. quattro scacchiere, diciamo, l'aspetto quasi aleatorio, la componente della fortuna, ci può essere un po' di più. Mentre magari su tante scacchiere ci sono degli incontri più equilibrati, c'è anche la possibilità per i piccoli circoli di ribaltare le situazioni, no? Perché ci sono le scacchiere giovanili, femminili, quindi secondo me è un'esperienza più completa e più soddisfacente. Io proporrei di quantomeno di pensare a una trasformazione di questo tipo, quantomeno per le serie più importanti, per la serie Master, per esempio. Sì, secondo me sarebbe veramente molto più interessante. Cioè, a me è un'idea che è sempre piaciuta perché tanti anni, insomma, se ne parlava e, insomma, è simpatica come formula. E all'estero, appunto, si vede anche spesso, no? Addirittura si arriva a un numero di scacchiere impressionante per Luigi, come... Insomma, a volte, ma superano anche le 8 scacchiere, 12, cioè ho sentito dei numeri veramente assurdi in tornei, probabilmente in Turchia, Grecia, veramente, insomma, si gioca su tantissime scacchiere e la sorpresa veramente, cioè ci può accadere di tutto, diciamo così, no? Su un numero così alto di scacchiere, quindi è difficile fare previsioni. Fra due circoli, no? Fra due, lo spirito di squadra o anche chi ha il vivaio. Mi senti per Luigi? Perché Sì, 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 sì. purtroppo di tanto in tanto la connessione oggi fa ogni i tanto sì, ogni tanto resto congelato, ma non vi. capricci. Diciamo che anche la voce spesso proprio ci... Nel senso che ci sono delle parole che non Preoccupare, sono sempre. riusciamo, però no, tranquillo, nessun problema, diciamo che l'essenziale non riusciamo a capire. Allora, io direi a questo punto per Luigi di fare una breve pausa e di rivederci tra poco con il secondo turno che ci vede contro la numero uno del girone che è l'Olanda. Quindi a tra poco. A tra poco.
Rieccoci qui, Pierluigi. Allora, un attimo soltanto. Eccoci, proviamo anche l'audio, Pierluigi, ci senti? Sì, io vi sento forte e chiaro. Penso che Bene, siamo anche riusciti a noi. risolvere i nostri piccoli problemi e siamo pronti a seguire il match più importante per l'Italia della giornata. Esatto, il match più importante dell'intero girone, che è il match contro l'Olanda, che è la numero uno di questo girone, come appunto dicevamo. E Pierluigi, voglio sapere un po' di pronostici, cosa ne pensi? Come finirà questo incontro con l'Olanda? Io penso che vinceremo, sono ottimista e mi spingo a dire che abbiamo delle buone possibilità, scherzi a parte, abbiamo buone possibilità di vincere contro l'Olanda. In particolare penso che alcuni dei nostri giovani sono dei grandi specialisti del gioco rapid, no? Luca Moroni è molto molto forte, ma un po' tutti sono davvero bravi e temibili. Chissà se Daniele Vocaturo giocherà contro Ghiri, quindi se ci sarà questo Eh scontro sì, fra. te lo dico, Pierluigi, è subito Daniele Vocatulo contro Anish Giri. Eccolo Daniele qui, col col bianco. bianco. Intanto apro anche le altre scacchiere. Abbiamo, allora. Questa è bella, io direi che sarà il nostro campo centrale perché Sì. Daniele Vocaturo col bianco non ha paura davvero Di di nessuno, neanche nessuno. col nero, però in particolare lui è Esatto. famoso, diciamo, nel mondo degli scacchi per essere quello che nel calcio sarebbe un cannoniere, no? Un Sì, attaccante di sì. razza che gioca per vincere, non, insomma, non fa prigionieri, non fa sconti ai suoi Esatto, non fa sconti avversari. a nessuno. E, ne approfitto, Pierluigi, a questo punto anche per aprire un attimo le altre scacchiere. Abbiamo De Virni invece che gioca col nero contro Jordan Van Forest. Poi Fantastico, abbiamo fantastico. Marina Brunello. Ah no, scusami, forse vediamo. Abbiamo sicuramente Olga che sta giocando contro la Peng, no? Anche questo è un bel match In questi casi, femminile. si schiera la migliore formazione possibile. Sì, esatto, Non contro l'Olanda si deve assolutamente schierare la migliore formazione, sono pienamente d'accordo. E poi abbiamo anche Palma Maria che sostituisce a questo giro Angela Grimaldi come under 20. E poi sì. ancora, allora vediamo, Luca c'è. Ah, Luca Moroni, l'altro under 20 che gioca contro Max van Warmerdam. Sì. Che E allora vediamo chi manca. è Allora, un giovane molto pericoloso. Adesso parleremo un po' di questi dei sì. partecipanti, no? Perché forse non tutti, soprattutto i più giovani, magari non sono noti al grande pubblico, però sono dei giocatori molto preparati. La cadenza è una cadenza veloce, per cui secondo me dovremmo cercare perlomeno di seguire la partita di Sì, andiamo riferimento. subito a vedere la partita di Daniele Vocaturo, eccola qui. Esatto, sì, io sto cercando solo un Quindi momento che D4, cavallo cerco di. F6, cavallo Allora, F15, la cavallo partita di Daniele D4. Vocaturo è un sistema di F4. Londra, è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Aspettata, sì, da lui. Si vede che Daniele ha fatto una preparazione ben precisa per questo torneo. C4 alfiere per B1. Adesso la partita diventa subito tagliente perché eliminando il cavallo in C3, il nero prepara uno scacco in B4 potenzialmente fastidioso. Ora, Sì. conoscendo Daniele, penso che non abbia paura neanche di giocare con il re al centro, per cui dopo torre per B1, esatto, mi aspettavo da lui questa mossa, ne ero certo. Ora dopo alfiere B4 scacco re E2, per quanto molto pittoresca, penso che debba giocare re E2, scherzi a parte. Wow. Eh sì, eh sì, eh Bella sì, ci divertiamo, così. ci divertiamo. Beh, Bella, direi insomma, da che vedere, anche da vedere, no? sì, con Daniele Particolare. il divertimento è assicurato. Sì. L'idea qual è? L'idea è che il bianco ha una coppia di alfieri che potenzialmente potrebbe essere forte e ha anche un vantaggio al centro, soprattutto con D per C4. Il nero però ha impedito al bianco di arroccare. Adesso vediamo come continuerà. Qui sono possibili diversi approcci. Il bianco prima o poi dovrà cercare di recuperare questo pedone. Mi chiedo innanzitutto che succede sulla mossa d'attacco cavallo E5, che è la mossa forse più naturale in questa posizione. Ecco, cavallo E5 è stata giocata. Giocano molto veloce, eh? C'è da dire Sì. che
giocano davvero molto veloci. Adesso il bianco ha creato una minaccia, cioè minaccia di mangiare prima in C6, eliminando il cavallo che protegge l'alfiere in B4, e poi a quel punto mangerebbe un pezzo. Quindi il nero, Ghiri, uno dei migliori al mondo, deve cercare subito, vedete Vocaturo com'è aggressivo, cerca subito, sta creando subito una minaccia molto, Esatto, molto forte. concreta. Non ci sono tante mosse per difendersi, a parte forse spostare l'alfiere o difenderlo magari giocando A5. Sì, o anche cavallo D5. Il nero può scegliere, insomma, se difendere l'alfiere oppure spostarlo. Non vedo francamente delle altre possibilità. Sì, interessante. Ah, Marina ha cominciato anche lei, quindi si aggiunge anche lei, e quindi gli italiani sono Daniele Vocaturo, De Virni, Olga Marina e poi abbiamo Luca Moroni e Maria Palma. Eccoci qui da Sì, Daniele. Allora, vediamo Ghiri. penso che i commissari tecnici, giustamente, no? Abbiano deciso Certo, la miglior formazione possibile, no? schierare la formazione più forte Esatto. possibile. Vediamo un po', perché ci penserà adesso Ghiri, Ghiri è in difficoltà. Sì. Vediamo un po' quali sono questi incontri, cerchiamo di fare una Ok. carrellata. Sì, Io direi andiamo da che Virni, sì, direi. il match di cartello senz'altro è quello fra Daniele e Ghiri. Il match femminile di cartello è quello fra Olga e Peng Peng. Xiaoqin. Non so se tu hai giocato personalmente con questa fortissima giocatrice non No. naturalizzata. Credo di no, esatto, neutralizzata in Olanda, sì, Olanda. Questa è una posizione che mi piace molto per il bianco, perché è come se Olga, sì, è come se Olga stesse giocando una difesa a Benoni. Però anziché giocare con il nero, sta giocando con il blu. Stiamo andando da Olga, giusto? Io ero già su Sì. Daniele Virni, ok, allora vediamo prima Ah, Olga. Ok, sì. vediamo prima No, giusto Olga. per vedere, giusto per presentare le partite. E Esatto. Olga, molto interessante, ha scelto un'apertura, una variante estremamente dinamica, una Benoni in contromossa. Diciamo sono le due donne più forti dei rispettivi paesi, quindi vedremo un po' che succederà. Sì, esatto. Moroni dovrebbe essere, forse stai mostrando ancora la Sì, posizione di vado Olga. su Luca. Ecco qua, sono A sulla linea di Luca, Moroni, appunto. sì, Moroni, Ok, la faccio vedere un attimo dall'inizio. secondo me Moroni è uno di quelli che può fare la differenza, perché oltre a essere molto forte è anche estremamente versatile e solido. Quindi sta giocando sulla scacchiera degli under 20, Luca, no? Esatto. E Sì. beh, come under 20 stiamo messi Eh bene, cioè sì. nel girone 2, se non è il più forte, poco ci manca. Quindi Luca Sì. potrebbe essere davvero decisivo. Poi Esatto. l'estofante Esatto, Daniel, il il grande nostro Daniel Daniel, Virni. che, come dire, è un talento assolutamente cristallino, capace Sì. di vincere contro chiunque. Mi piace perché ha giocato una variante molto, molto moderna e tagliente contro il sistema di Londra, una variante che anch'io ho avuto modo di studiare e suggerire a dei miei allievi, perché in effetti andando, no, con cavallo H5 è andato a catturare l'alfiere dell'avversario. Io direi che è uscito in vantaggio dal duello, o meglio, in vantaggio nel senso che è riuscito a sbilanciare la posizione in un'apertura che altrimenti è molto molto solida. Sì. Tutto è possibile. Van Forest è un grande maestro molto forte. Van Forest è Sì. davvero un grande talento. Io ci ho giocato penso 2 anni fa in un ultimo turno in cui avrei avuto anche la possibilità di fare una norma di grande maestro, ma non c'è stato niente da fare perché mi ha veramente battuto senza possibilità d'appello. Sì, tra l'altro qui, esatto, dicevamo un torneo rapido, ma anche un torneo online, Pierluigi, quindi spesso non sempre i giocatori più forti a tavolino siano altrettanto forti poi anche online, no? Non so se ti è mai capitato di notare questa differenza. Assolutamente, assolutamente. Poi per giocare online, secondo me, ci vuole una grande motivazione, perché molti, almeno personalmente io Certo. quando gioco online, penso sempre che sia una cosa non seria, non una cosa fatta così per divertirsi e va bene. Qui parliamo però delle Sì. Olimpiadi, parliamo di un torneo
chiaramente in cui tutti vogliono fare il meglio possibile. Allora, alcuni giocatori sono capaci di trovare delle grandi motivazioni, quindi di giocare online come se stessero sulla scacchiera. Altri forse un po' di meno, altri hanno bisogno più del contatto dei pensieri. Certo. Sì, allora qui siamo arrivati in questa posizione anche per De Birni. Molto molto interessante, direi equilibrata. Esatto. E andiamo Vincitore morale di avanti. Virni, poi c'è Maria Palma che gioca contro forse il più giovane, no? Questo è il piccolo Van Forest, una famiglia di scacchisti di Van Ma Forest. immagino Cioè... sia una ragazza, no? Perché insomma. Credo debbano essere under 20, quindi ragazza con un under 20. diciamo che il nome Machteld Immagino, non vorrei dire, ma credo non ci che dà insomma nessun debbano come indizio, no? Perché rispondere. visto così potrebbe essere una ragazza, un ragazzo, un Certo, elettrodomestico, è difficile, insomma. è un nome Allora, di... sì, e a proposito appunto di questa differenza online a tavolino, appunto io volevo anche dire, no, che De Virni tra l'altro è uno di quelli, almeno in Italia, tra i migliori che abbiamo, sia del gioco rapid e poi, se non sbaglio, comunque ha vinto anche degli eventi, è stato tra i primi in Italia durante questi eventi online che in qualche caso, insomma, un po' di tempo fa si sono organizzati sulle nostre piattaforme italiane. Ti Beh, risulta di Luigi, no? sì, mi risulta. Daniel è un grandissimo specialista del gioco veloce. Molto, molto, molto. Ma è sempre stato così, sin da Sì. giovanissimo, rapido, intuitivo. Esatto. Devo dire che, tra l'altro, sto guardando in questo momento, l'Olanda ha pareggiato 3-3 con la Slovenia, per cui Ah, l'Olanda il primo turno ha pareggiato, attenzione, ragazzi. Quindi, insomma, ha attenzione. lasciato mezzo punto contro la Slovenia, che è la numero 4 del tabellone. Quindi, veramente, insomma, il match è aperto, è meno scontato di quello che si pensa. Meno scontato, ma secondo me noi la battiamo l'Olanda. Sì, Guarda, perché io noi sono dovremmo essere numero pronto a... 3 probabilmente del tabellone. Sì, adesso battiamo l'Olanda e andiamo in testa. Maria, ti propongo Wow. di concentrarci sulla Sì. partita di Daniele perché c'è stata Ah, c'è stato una... un po' di movimento. Diciamo, il Andiamo gioco ha preso subito. una direzione chiara, possiamo fare un piccolo Ah, bilancio. wow, ragazzi, vedo la striscia che sale per Luigi. Non voglio farmi prendere insomma, Sì. dall'entusiasmo, ma la Sì, sì, striscia. sì, La sì. barra laterale di Daniele continua a salire. Le quotazioni di Vocatur, se volete investire sul titolo Vocatur, fatelo adesso. In pratica, cos'è successo? È successo che Allora, andiamo dopo cavallo E5, vi praticamente, ricordate a mossa esatto. Eccola 9 abbiamo qui. detto che il campione olandese avrebbe dovuto risolvere il problema di come salvare il Difendere, pezzo. esatto, l'alfiere Quindi ha B4. scelto cavallo D5, l'opzione di difendere l'alfiere in B4. Inoltre il cavallo in D5 attacca l'alfiere in F4 del bianco. E dopo il cambio in F4, se il bianco dovesse fare E per F4, i suoi pedoni risulterebbero danneggiati. Quindi Vocaturo giustamente gioca cavallo per C6. Donna D7, importante mossa intermedia, che inchioda il cavallo in C6. E al tempo stesso la donna attaccata si sposta, la donna nera attaccata si sposta. Quindi adesso il bianco non può catturare l'alfiere in B4 perché sennò perderebbe la donna. Quindi torre C1, Vocatura attacca il pallone C4, B per C6, torre per C4. Torre B8, ancora una volta l'alfiere in B4 è in difficoltà. Cioè in questa posizione Vocaturo probabilmente giocherebbe alfiere G3 seguita da E4 e a quel punto l'alfiere in B4 sarebbe in presa. Quindi, a parte il fatto che si può mangiare subito, no? Perché Certo, torre per quindi C4 due lo attacca. pezzi per la Quindi, per torre, certo. questo motivo è stato difeso con torre B8, donna per C6, vincendo un pedone, cavallo per F4 scacco, E per F4, il cambio delle donne con donna per C6, torre per C6, ma questa è una grande vittoria morale, anzi una grande vittoria punto e basta per il bianco, perché non dimenticate che tutto il gioco del nero era basato sul re bianco in E2, ma nel momento in cui le donne sono cambiate, e beh, il re in E2 sta pure bene in finale. Quindi ci sono state delle semplificazioni, dopo torre A6 raggiungiamo una posizione con alfieri di colore contrario, pezzi pesanti e un pedone in più per Vocatura. Adesso, se mi permetti, Maria, io Certo. vorrei aprire una piccola parentesi proprio su Vocaturo, che Certo. ho la fortuna e il piacere di conoscere da tanti anni,
E come dire, è un amico al di là del fatto che giochiamo tutti e due a scacchi, Certo. perché davvero abbiamo fatto diversi tornei insieme, insomma c'è una bella amicizia. E Sì. molto l'anno scorso è venuto a giocare in Corsica, appunto, al grande torneo internazionale di Porticcio in Sì. luglio, e abbiamo giocato insieme. Mi ha battuto perché purtroppo gli amici a scacchi ti possono anche battere, a quel punto non ci puoi fare niente, è più forte, è più forte. E dopo la partita gli dissi che guardando le sue ultime partite ero rimasto veramente entusiasta di un finale millimetrico che aveva vinto con gli alfieri di colore contrario e i pezzi pesanti contro il grande maestro croato Stevic. Vi consiglio a tutti di vedere questa partita perché è semplicemente meravigliosa. E sì, lui tutto contento, e poi il torneo va avanti e incredibilmente 2 turni dopo batte un altro giocatore esattamente con lo stesso rapporto di pezzi. E Wow. beh, oggi abbiamo, e quindi io scherzando gli dissi: Daniele, insomma, tu hai capito i segreti di queste posizioni, hai brevettato la tecnica vincente in questo tipo di posizioni. E guardate che è fantastico perché oggi Esatto. sta giocando Con gli questo alfieri rapporto di contrari. materiale contro uno dei più forti al mondo. E secondo me, Daniele, se c'è qualcuno che può battere un top player in una posizione tecnica, quello è È Daniele proprio Rocatullo, Daniele. perché calcola benissimo, sa quello che si deve fare e tra l'altro secondo me si sta divertendo un mondo. Quali sono le caratteristiche delle posizioni con alfieri di colore contrario e pezzi pesanti? Ebbene, molto semplicemente i pezzi pesanti possono creare degli enormi danni nella posizione avversaria, no? Persino lo scacco matto, anche senza l'uomo. E gli alfieri di Esatto. colore contrario, quello bianco può attaccare sulle case bianche, in questo caso quello nero sulle case nere, quindi ci sarà sempre un pezzo in più all'attacco, un pezzo in meno in difesa. Ciò significa che il gioco può diventare estremamente sbilanciato e probabilmente ciò consente di avere delle buone possibilità di vittoria, nonostante gli alfieri di colore contrario, che di solito invece sono sinonimo un po' di patta. In realtà Vocaturo non Certo. ha ancora un pelone in più, io mi sono un po' sbilanciato, anche mi sono fatto prendere dall'entusiasmo, ma il pelone in più lo avrà quando catturerà in A7, che non vedo Esatto. come si possa difendere. Difendere. Ghiri Sì. E cerca, sì. comunque anche il tempo sta tenendo bene, Daniele. Anche questo sta Eh tenendo sì, bene. Cioè, Ghiri è obiettivamente in difficoltà. perché ti dico, Daniele ne ha giocate tante di posizioni del genere, secondo me le sente particolarmente bene. Sì, è a suo agio. È a suo agio. Ok, allora intanto arriva ai 5, che cerca di aprire probabilmente un po' la posizione, cercare di infastidire un po' l'avversario, Pierluigi, immagino. L'idea è quella, d'altra parte è un po' una vittoria per il bianco cambiare il pedone D con il Esatto. pedone E, perché il pedone D4 è un pedone abbastanza debole. E5 indica chiaramente il fatto che Ghiri è Sia in entrato difficoltà. in modalità cerco la patta ad ogni costo. Sta Sì. tirando fuori le unghie e chiaramente questi giocatori hanno le unghie belle Affilate. affilate. Ecco qua. Quindi sta Sì. riducendo, no? Quando si è in svantaggio, una buona regola è quella di ridurre il numero di pedoni per avere più possibilità di fare patta. Sì. Qualcuno nella nostra chat, intanto salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo, ci fa qualche pronostico e saluto in particolare Megalovic e Ettore Russo che sono tra quelli che partecipano di più a questa nostra diretta e Megalovic ci dice che il match secondo lui finirà 3-3. Cosa ne pensi Pierluigi? Io ho già detto, saluto anch'io l'amico Mega, ma ho già detto che vinceremo contro l'Olanda, quindi non. E poi tra l'altro ci sono anche tanti bei riferimenti calcistici che hanno portato a delle vittorie dell'Italia contro l'Olanda, per cui confermo il mio pronostico. Ma Vocatura ha un'ottima posizione. Vi faccio Sì. notare come tutti i pezzi del bianco stanno su casa di colore dell'alfiere che l'altro non ha. E probabilmente il nero farà la stessa cosa, no? È come se ci sia una Esatto. spartizione della scacchiera in due colori, no? Il nero sulle case nere e il bianco sulle case bianche. Però il bianco c'ha un pedone netto in più, voglio dire, qualcosa deve puntare Certo. questo pedone. Mossa di gran classe Torre D1, Maria, eh? Approfitterei Sì, prendiamola. per mostrare ai nostri
spettatori come non bisogna avere fretta di capitalizzare Esatto. subito, no? Migliorare prima Se per tutti i pezzi, esempio, esatto, non avere la fretta di catturare in A7, giusto? forse possiamo mostrare questa piccola idea, quello che sarebbe successo su Torre per A7 a mossa Esatto, 20 vediamola. anziché Torre D1. Torre per A7, il nero semplicemente avrebbe comunque giocato Torre F e O. A questo punto si minaccia il fiore D4 scacco con scoperta decisiva. E non si vede come il nero, come il bianco si possa difendere, perché queste posizioni, come vi dicevo, improvvisamente diventano molto tattiche. Per esempio, Certo. facciamo finta che dopo Torre F8 il bianco giochi Re F3. Così per scappare, correre dalla minaccia della scoperta. Ebbene, dopo re F3, a quel punto anche solo una mossa come torre B6 creerebbe subito dei pericolosi temi d'attacco. Torre F6 scacco e improvvisamente il re bianco si trova circondato dai pezzi neri. Certo, sì, sembra davvero molto pericoloso. Quindi davvero Esatto, il rigore contrario, cioè da un momento. ottima la scelta di Daniele, naturalmente. Ma Daniele ha brevettato questi finali, quindi lui sa benissimo che innanzitutto bisogna attivare i pezzi, poi Sì. mettere il re al sicuro e poi mangiarsi i bei Esatto, pedoni ed in è presa. andata esattamente così. Guardate, io direi che le chance di vittoria di Vocaturo sono almeno. Voglio sbilanciarmi, oggi mi sbilancio. Sì, Secondo me sono almeno del. bilanciati, Sì, almeno del 60, stavo per dire del 70, ma sì, del 70%, quindi 70% di 70-30. chance di Vocaturo. Bene, bene. 70-30. Anche perché il pedone A2, che è il pedone passato, promuove su una casa controllata dall'alfiere Esatto. bianco. Anche questo è importante da valutare. Adesso centralizza anche l'alfiere. L'alfiere in D5 è veramente fortissimo. Eh sì, perché poi l'altro aspetto importante di queste posizioni è la sicurezza del re. Allora, in questo caso la sicurezza del re coincide con i pedoni F7 ed F2, cioè il primo che riesce ad attaccare F7 ed F2 ha un grande vantaggio. Esatto. Visto che gli alfieri non possono attaccare. Insomma, questi pedoni Vi faccio. effettivamente in collaborazione con la torre possono essere veramente molto fastidiosi. Di pure, Pierluigi. Certo. Sì, dicevi? Un'ottima strategia in questo tipo di posizioni Sì. consiste nell'usare le torri in maniera sia difensiva che offensiva. Allora, per esempio, se il bianco riuscisse a mettere una torre in F3, la torre Esatto. al tempo stesso difenderebbe F2 e attaccherebbe F7. Oh, ah, alfiere per F7, idea torri per D6 per sfruttare l'inchiodatura del pedone C7. E vabbè, e vi ho detto che Vocaturo è il più grande specialista al mondo di queste posizioni. Non è un caso. Quindi alfiere per Nostro. F7 guadagna il secondo pedone. Sì, direi 75%. Acquistate le obbligazioni Vocaturo in questo momento. Puntate, mi raccomando. E sì, alfiere Puntate, per F7. puntate. Ragazzi, io ve l'ho detto. E sì, Direi che questa adesso sta partita è virtualmente decisa, Maria, francamente. Sì, Ci io sono vorrei sempre delle dare, difficoltà sì, tecniche. giusto un'occhiata veloce alla partita di Dvirny contro Van Forest per capire un attimo come sta andando. Ok, sembra ancora Certo. equilibrata, cioè giusto per capire, insomma, se stiamo rischiando da qualche parte o se stiamo vincendo, no? Su qualche scacchiera. Vediamo. Certo. Quindi qui sembra tutto abbastanza, ancora abbastanza regolare. Cosa te ne pare, Molto, Pierluigi? molto pittoresca perché Questi sì, è molto cavalli. pittoresca perché il bianco, sì, il bianco al posto dei pedoni ha messo i cavalli al centro. Sì. Prenderei il bianco comunque, Sì. prenderei il bianco per due motivi, perché il re è un po' meno indebolito e perché l'alfiere in B8 Batte oddio, contro no, muro, stavo per dici? dire che l'alfiere in B8. Sì, stavo per dire che l'alfiere in B8 è passivo, ma in realtà non è così passivo perché potrebbe, per così dire, risorgere dalla casa E5.
Ora c'è il cavallo Da M6 che è quest'altra in presa, parte. quindi probabilmente Daniel dovrà giocare cavallo per D4, però cavallo per D4 comporta l'inconveniente di lasciare F6 in presa, no? Perché cavallo per D4, alfiere per D4, il pedone F6 Sì, è verrebbe a trovarsi vero, sotto veramente in attacco. difficoltà. Diciamo che una sequenza logica mi sembra cavallo per D4, alfiere per D4, cavallo D5. Che però, sì, cavallo D5, cercando di difendere in maniera intelligente F6. Però ci sarebbe la mossa donna B3, Esatto, con inchiodando di nuovo cui il insomma questa cavallo. Donna B3 è inchiodatura ci fastidiosa attacca anche B7, no? perché minaccia donna per B7, troppo i pezzi. È un eventuale cavallo Esatto, C3. purtroppo i pezzi bianchi. Esatto, anche cavallo C3, giusto? Cavallo C3 molto molto forte. Sì, sembra davvero molto molto pericolosa questa posizione. Quindi, insomma, non sembra facile per Virni risolvere, no? Questo problema. Deve fare attenzione, Daniel, deve fare attenzione. Sì. Secondo me, guarda, l'aspetto è 4, perché il cavallo 4 è molto forte. Si potrebbe giocare donna D5. Non so se c'è qualche controindicazione tattica. Si può giocare donna D5 oppure no? Sembra di sì. Donna D5 e donna F3 è la risposta che mi fa paura. Anche Prendi se ancora prendi D4. D4, esatto, perché la donna in D5 è difesa. Esatto. Pensavo di minacciare qualcosa con Esatto, tipo la cavallo per F6 scoperta con scacco, ma cavallo per non c'è F6, niente. sì, mostriamolo, ma diciamo in difesa, sì, questa poteva essere una minaccia. Quindi dopo donna D5 sto attaccando il cavallo in E4 e potrei, Difendi questa potrebbe C6. essere una buona soluzione. Sì. Cosa può fare? Che cosa può fare Van Forest dopo donna Ma D5? infatti l'ha giocata Daniel, Vediamo. ti confermo che l'ha La giocata. giocata donna Sì, cavallo D5? per E6, donna per E6, cavallo C5. Ah, cavallo per E6 è la mossa che mi preoccupava di meno. Esatto, e di nuovo donna D5. Ok, donna D5, bene. E ora Cavallo cavallo per E6, donna D7. per D6, C5. Donna D5, cavallo D7. Wow, Van Forest, forte Van Forest. Cerca di catturare, perché la sua idea è quella di fare una strana forchetta alla torre in F8 e all'alfiere B8, no? Un doppio di Esatto. cavallo, per poter poi catturare in B8 e catturare il pedone A7 che rimane indifeso. Adesso la torre in D8 l'ha salvata, per cui torre FD8 mi sembra la mossa Sì. più Esatto, più naturale. naturale, certo. Però mo Cavallo c'è il per cavallo per D8. F6, scusami. Allora, Hanno giocato? no, no, perdonami, dicevi dopo cavallo D7, torre F8? Torre Sì. FD8 sembra la mossa più naturale. Però non si può fare, no? Per cavallo F6. Ah, non si può fare per cavallo per Dopo F6, certo. Sembra, sembra, almeno. sembra, ma ah, quindi questo è un aspetto. Forse. Sì, questo è un aspetto molto importante. La Ai, torre deve ai, ai, cavallo. rimanere in F8, quindi torre F7 probabilmente. Eh Cioè, deve sì, però rimanere torre sulla colonna F, F7, intendo. torre F7, E infatti non la mi giocata, ispira la stessa sì, fiducia. non è bellissima da vedere rispetto a torre D8. Sì, E adesso Van è in Forest difficoltà. ha un Daniel pedone in più. è in difficoltà, Sì. Quindi torniamo purtroppo. un attimo da Daniele, vediamo se ci sono state novità. Ah, vediamo dopo alfiere per F7 cosa è successo. Alfiere per F7 alla 25ª mossa. Torre F8, quindi non ha cambiato, insomma non ha preso in F7 col nero a Ghiri. E Daniele è tornato indietro. Poi ha portato il re in H6 per schiodarsi. Cosa mi dici, Daniele? Sì. Scusami, E Pierluigi, di questa tecnica? direi che Ghiri sta opponendo la Ghiri ha provato a giocare maggiore H6 ed è al resistenza possibile, G5. però Daniele ha giocato converse la H4. scacchiera. Sì. Sì, il punto è che danno anche una maggiore sicurezza al re. Che per il nero è molto difficile attaccare il bianco, mentre il bianco, no, direi che Vogatura finora sta giocando davvero in Sta maniera giocando perfetta, veramente una sta giocando bellissima partita. Cioè, secondo me, come meglio veramente non si il tuo pronostico, insomma,
cioè si fa sempre di più attendibile, quindi veramente qui Torre Potrebbe 3, avverarsi, sì, quindi non potrebbe si può avverarsi vendere, davvero. sì, non si può vendere la pelle dell'orso, no? Però mi sembra molto forte la posizione del bianco. Sì, speriamo solo che avendo 1 minuto e mezzo in meno a ghiri, insomma, questo non possa aiutare ghiri ad uscirsene, insomma, da questa posizione in questo momento magari in difficoltà. Vero, è vero, è vero. Il tempo, il fattore tempo è Anche se 5 importante, secondi non sono poco, però no? L'incremento online da obiettivamente Pierluigi. sì. Però obiettivamente Ghiri a cosa si potrebbe appigliare in questa posizione? Il pedone G3. Potrebbe L'unico adesso minaccia un aspetto. po' alfere 1, ma Ecco esatto, Daniele qua, però subito. giustamente Daniele smorza subito. La cosa bella di Esatto. Vocaturo è che oltre ad essere un grande attaccante, è anche un grande tecnico, per Sì. cui è capace semplicemente su un pedone portarsi Ah, e adesso sono a entrati casa in la finale partita, di si fa alfiere le con 20 le mosse contrarie. difensive, le gioca tutte e 20. Sì, ma immagino che Penso che sia Daniele, abbastanza sì, agevolmente. esatto, per cambiare le torri avrà valutato anche questo finale se ha vinto in maniera chiara. Io penso di sì, non dovrebbe comportare rischi, scusatemi, rischi nessuno, non dovrebbe Esatto. comportare difficoltà insormontabili distanti uno dall'altro. No? Una regola importante di finali al rigore contrario è che più distanti sono i pedoni, più Esatto. difficile è fermarli. Adesso Sì. io immagino che il re Diciamo i bianco si pedoni qui, dirigerà verso la casa esatto. B5 Qui i pedoni di per appoggiare. riferimento saranno il pedone A4 e il pedone A5, no? Perché H6 sarà Assolutamente, facilmente assolutamente. difendibile. Sì. No, no, ottime, ottime possibilità di vittoria. Quindi veramente grandi chance per Daniele Vocaturo. E diamo un'occhiata Sì. anche a Olga Anzimina per vedere un attimo la posizione, a che punto è. Olga è un po' in difficoltà contro la Peng, anche se ha un bel cavallo in D6, però il re forse, il suo re soffre un attimo, no? Cosa ne Sì, pensi? però scusami un attimo perché quello che sta facendo Vocatura è È molto troppo pericoloso. bello. Ok, lo vediamo. Scacco. Molto D4. istruttivo, è molto D4, istruttivo bella. perché è Così ha tre andato. pedoni passati, sì, in caso di cattura in B4, no? Con l'alfiere. Non negli scacchi si parla di vinto, si parla delle due Wow. debolezze negli scacchi, no? In questo caso le Ti due. Sono le informo che due, vince sta Moroni, attaccando ha anche vinto il pedone G3. Moroni. Sì, la mossa, guardate che bella tecnica, re G6 attaccando H6 e poi B4. B4 ovviamente Esatto. serve a preparare la spinta successiva A4, A5, A5. a 4, E sì, alfiere per certo. B4 sarà Sul alfiere per esatto, B4, dicevo appunto Pierluigi, controbattuta. prima non riuscivo a sentirti. Tre pedoni passati, no? In questo caso sono veramente Esatto, un'arma sì. fortissima. Forse prima non mi avete sentito, stavo dicendo che di solito si parla di Sì. due E adesso di nuovo non ti stiamo sentendo. debolezze, ma Esatto. Qua ne abbiamo 13. ah, peccato, peccato. Ok. Esatto. Sì. Tre E debolezze. a proposito, Pierluigi, non so se hai visto, ma c'è la vittoria di Luca Moroni. Quindi stiamo vincendo 1-0 e tra l'altro dicono una Vediamo partita con se i Dvirny fuochi di riesce a tirare fuori artificio. qualche coniglio dal cilindro. Hai visto la vittoria di Luca, Pierluigi? Pierluigi, mi senti? Adesso la vedete molto, ma evidentemente voi mi sentite di Mi meno. senti, Pierluigi? Ok, c'è qualche problemino tecnico. Pierluigi, tu Adesso sappi? mi sentite? Io ti sento. Sì, ti sentiamo. Sì, mi ero Ok, assentato un attimo per sì. festeggiare la Di vittoria di Vocaturo. Luca. Vocaturo 1 di Rizero, Ah, ti vinto confermo. anche lui, Daniele, ragazzi, pazzesco. Dopo B4, alfiere Vi per B4, re confermo, vi H6, confermo. E6 e Ghiri abbandona. Quindi stiamo vincendo 2-0 con la vittoria anche di Luca Moroni. Wow, fantastico. Avevi previsto Ragazzi, tutto in la maniera vittoria di Luca impeccabile, Moroni. Pierluigi. Anche la posizione che Daniele
queste posizioni, insomma, che si trova veramente a suo agio e ne ha vinte tante di queste partite. Quindi veramente è un'ottima osservazione, Pierluigi. Sì. Maria, però devo dire che la vittoria di Moroni è Esatto, davvero questo in stile appunto ti stavo Vogatura. chiedendo, che mi hanno detto una È vittoria coi fuochi fantastico. d'artificio, della nostra chat ci suggeriscono di vederla, vediamo. Certo. Io comincerei a vederla a partire dalla mossa 21 del nero, 21 D4. Ok, andiamo avanti allora velocemente. Esatto, eravamo arrivati, ci cioè avevamo dato un'occhiata. B4, B5, C5. Esatto. Eccoci qui, donna 4 e Giocando, ecco qua. D4. Ecco qua, allora giocando D4 il nero cerca di eliminare il suo pedone di donna isolato, il che sarebbe una buona Isolato, sì. strategia. Dopo E per D4, cavallo per D4, cavallo per D4, che succede? Non si può mangiare né di torre né di donna in D4, forse possiamo anche farlo Esatto, vedere sì, ai per la nostri amici, scoperta, no? perché per esempio su donna per D4, che Scusami, sarebbe sì. un errore gravissimo, Ok, su donna per D4 subito, sì, c'è seguirebbe alfiere a alfiere casetta. H7 scacco. Esatto, e su torre per D4, magari prima E donna su per D4. esatto, donna per D4 seguita da alfiere H7 scacco. Quindi con questo piccolo espediente tattico il bianco Esatto. vincerebbe la partita. Per cui il nero ha mangiato in C3, il che sembrerebbe un'ottima idea, perché recupera il pezzo e ha fatto quello che voleva. Ma gli è sfuggita cavallo E2, Esatto, che cavallo E2 ripropone la che è una minaccia mossa alfiere che H7. in realtà è un triplo attacco, perché attacca la donna in C3, attacca la torre in D8 perché si minaccia alfiere H7 Esatto. scacco e attacca il pedone in H4. Quindi il nero ha cercato una difesa tattica con donna E5, la cui idea è che su donna per H4 si può giocare torre per D3. Probabilmente, non sono neanche tanto sicuro perché su torre per D3, donna per E2 c'è torre D8 scacco. No, diciamo che secondo me gli è sfuggita completamente questa mossa cavallo E2 che l'ha messo in grande difficoltà. Sì. È ancora più divertente, qui Moroni, anziché giocare donna Bello. per H4, ha giocato alfiere H7 scacco. Esatto. Bella, bella questa Dopo scelta. Re per H7 e adesso donna per H4 scacco. Re per H7, donna per H4. Quindi forza il re a venire fuori praticamente. Re G6. Forse il re a venire fuori, forse il re a venire Esatto, fuori. cavallo Re F4 quindi G6, perché scacco e chiaramente se il re va in difende. G8. Certo, c'è subito torre per Eh D8, sì, no? il re non poteva tornare indietro, no? Perché Esatto. sennò ci sarebbe stato torre per D8 scacco che è decisiva. Esatto. Ugualmente cambiare le donne con donna H5 è disperata, o Sì, con perché cavallo comunque H5 è il la stessa cosa. bianco resta con una qualità E pulita di vantaggio, netta in più. E eh sì, quindi re dopo. G6, cavallo Esatto, dopo re G6, cavallo F4, adesso difende il cavallo che era in presa e fa scacco, il re si trova in difficoltà e poi quando, magari con calma, se non c'è matto prima, insomma, guadagna anche la molto chiave, bella. infatti ha abbandonato subito. Veramente bella questa vittoria da parte di Luca. Esatto. Quindi sì, stiamo vincendo 2-0. Ah, Sì, perde Marina fa. Brunello, quindi siamo 2-1. Ok. 2-1. Io sono molto preoccupato per Daniel, anche Ok. se ha fatto una difesa fantastica, Ah. straordinaria, e secondo me non perde più. Secondo me non perde più. Vedete la classe di questo giocatore, che forse secondo me è un po', diciamo, nel panorama italiano, fra tutti i fortissimi giocatori, è un po', quello più sottovalutato, no? Perché magari è Sì. qua fatta. Ma vi assicuro che Daniel Virni è probabilmente È il, veramente molto molto voglio dire, forte. il più. Pierluigi, Talentuoso, diciamo. ci stiamo perdendo i complimenti che dicevi Beh, su Dani. Dicevi è molto sottovalutato. sì, pensavo che rispetto a tanti altri grandi maestri italiani di vertice, forse il nome di Virni è quello meno
considerato forse, no, dal grande pubblico un po' sottovalutato rispetto a quello che è il suo reale valore, che invece è grandissimo. Sì, anche se possiamo dire che Daniel è stato tra quelli che ha vinto di più il campionato, cioè insomma quello che ha vinto il maggior numero di campionati italiani assoluti, quindi insomma è un Certo, giocatore certo. di quelli che quando insomma si siede gioca per vincere e ottiene spesso la vittoria. E anch'io sono d'accordo sul... Vediamo anche Olga Zimina nel frattempo che ci suggeriscono e Dai. sono d'accordo che è un gioco veramente pazzesco, Daniel. Cioè, mi è capitato di Sì, vederlo in alcune Olga, Olga in circostanze forte. Olga E in vediamo Olga in difficoltà. Ah, vediamo cosa, vabbè, vediamo cosa è successo. difficoltà, mannaggia, rischiamo il pareggio. Quindi rischiamo il pareggio. Quindi forse il pronostico di Megalovic potrebbe essere quello esatto, ma vediamo. Sì, Sì. la posizione sembra disperata. Sì, era già da un po' che le cose non Purtroppo, andavano piuttosto peccato, male. peccato, peccato davvero, eh? Sì. Quindi, Maria Palma ha Peccato davvero. pareggiato l'incontro, questo finale. Sì. Quindi Luca e Daniele vincono. Daniel pareggia insieme a Maria Palma. Marina perde e Olga rischia di perdere anche lei. Infatti perde Olga e quindi Mannaggia, il mannaggia, match si ci siamo andati conclude. vicinissimi. Peccato, guarda, veramente bastava pochissimo. Sarebbe bastato pochissimo. E, però Pierluigi, cioè insomma, prima di cominciare, magari non so, ci avremmo messo la firma per un pareggio contro l'Olanda. Però devo dire che a partita in corso è stato, cioè, penso che abbiamo qualcosa da recriminarci, no, su questo incontro. Sì, ancora di più dopo il primo turno, perché comunque l'Olanda ha già perso un mezzo punto per Esatto. strada, noi invece no. Adesso uno scoglio molto grande che è la Spagna. Però Esatto, e che avremo appunto domani. E lì sarà veramente un altro sì, però incontro decisivo. visto che ci sono posti, mi pare. Visto che ci sono tre posti, Sì, a io questo punto penso che siamo davvero, abbiamo fatto l'Italia, una esatto, buonissima partenza. abbia tutte le carte in regola per qualificarsi nelle prime tre posizioni e passare alla top division. Quindi, insomma, secondo me possiamo essere Sì. ottimisti vedendo questo inizio. Ho visto che si è collegata Elena Sedina, che immagino, insomma, sarà la prossima a giocare. Tra l'altro il match contro, allora, era contro la Slovenia, se non sbaglio, il terzo turno, sì. Eh Quindi sì, eh sì, il match la contro la Slovenia è Slovenia, ostica, eh? esatto, è importante, non bisogna sottovalutare assolutamente questo match. Vediamo. Maria, possiamo vedere i risultati del secondo turno di tutte le squadre? Certo, ti dico subito. Allora. Allora, intanto alcune partite sono ancora in corso, quindi non è che abbiamo proprio tutti i risultati. Però ti posso dire, allora vediamo, no, ecco, li abbiamo qui. Allora, del secondo turno mi dicevi. Ok, quello forse lo devo Sì. sistemare. Al momento sì, ho ancora il primo. Allora devo darci un attimo un'occhiata, fammi vedere. Allora magari lo mostriamo con calma. Allora, vediamo il round 2. Eccolo qua. Allora, adesso che un attimo che sistemo. Io Vai pure ci tengo a avanti. ribadire ancora l'ottimo inizio, soprattutto è chiaro che tutti i giocatori sono importanti allo stesso modo in una Certo. squadra, però la prima scacchiera, come anche la prima scacchiera giovanile, no? Cioè Daniele e Luca Moroni, hanno Sì. veramente dimostrato di essere
di avere la mano calda, per così dire, no? Di essere veramente brillanti. Dvirni è una pedina importantissima, come poi saranno anche l'Odice o Sì, Sonis quando tra entreranno l'altro ha Valsecchi, no? Per carità. salvato una Però posizione veramente diciamo, i nostri importante. 3 grandi maestri, Valsecchi è il quarto grande maestro di questa squadra, Esatto. almeno quelli che abbiamo visto finora stanno giocando veramente molto bene, quindi questo lascia sperare per il meglio. Siamo andati vicinissimi a battere l'Olanda, questo comunque è un torneo di qualificazione, non abbiamo compromesso nulla, anzi abbiamo fatto un passo molto importante verso la qualificazione. Occhio alla Slovenia, come ero Sì. molto ottimista per la partita contro l'Olanda, non vi nascondo che sono un po' preoccupato per questo Sai, incontro Pierluigi, contro. anch'io ho un po' questa sensazione, non so perché, perché forse dopo una vittoria così importante, l'entusiasmo, insomma, può giocare brutto scherzo, possibile. Sì, anche perché improvvisamente passiamo da sfavoriti, no, a favoriti, quindi a questo Sì. punto, terza partita, c'è un po' di tensione, perché Esatto. se riuscissimo a vincerla sarebbe davvero un ottimo passo in avanti, sarebbe insomma una partita importante, un pezzetto della qualificazione si gioca contro la Slovenia. Sì, La comunque Slovenia, intanto. Vai, vai, come anche la tranquillo. Svizzera, secondo me sono delle squadre molto molto pericolose, sulla carta meno forti di noi, ma secondo me molto ben organizzate e molto temibili. Esatto, tra l'altro Sono possiamo curioso di vedere, vedere. esatto, l'ultima partita in corso della Slovenia contro la Spagna. Questa partita, tra l'altro, potrebbe essere decisiva perché la Spagna sta vincendo 3-2 e c'è soltanto questa partita in corso. Vediamo se Anna Matnadze riuscirà a vincere contro Laura Vnukovic. Ma direi, insomma, vediamo, sono un pedone in più, però. Cosa ne pensi, Pierluigi? Ci sono delle possibilità? Cavanno lì, Vediamo, io la sto vedendo in questo momento. c'è Donna, no? Beh, direi che c'è più che qualche possibilità, Sì, perché adesso quindi la Spagna vince, la Spagna vince 4-2. direi che vince il nero, no? Il nero chi è? Il nero Il è la nero è Umlaut la e spagnola Matnadze. Anna Matnadze, sì. Ah, il nero è la spagnola, Sì. quindi secondo me dovrebbe riuscire a vincere. Ma se, forse, guarda, forse c'è stato un errore decisivo. Maria, se possiamo tornare al Certo. momento in cui ha giocato cavallo G5 scacco, Sì, il bianco. eccoci. Siamo Sì. qui. Ci sono. Son curioso di vedere. Puoi tornare prima di cavallo G5 scacco? Sì, sono tornata. Ah, ok, io sto un attimo Tranquillo, tranquillo. in decalage con questa cosa. Si poteva giocare il trucchetto cavallo C3? Funziona oppure no? Io non vedo la così. Ah, ok, sì, ecco qua. Si poteva Cavallo giocare cavallo C3, C3? ah, dici per giocare un finale di torre alfiere contro torre? Esatto. Mi sembrava l'unica possibilità, perché Hai ragione, sembra funzionare tra l'altro. altrimenti il pedone non si riesce più a fermare. Cavallo Sì. C3, dopo torre per C3, torre per A2, è chiaro che dobbiamo difenderci ancora in una posizione difficile, però è meglio che perdere subito. Sì, sono pienamente d'accordo. Peccato che entrambe le nostre donne, insomma, hanno perso contro l'Olanda, perché, insomma, secondo me, Peccato, peccato. insomma, si poteva strappare qualcosina in più. Va bene. Beh, Peng molto forte, Sì, ma anche Olga è molto certo. forte. L'altro incontro è Marina, non abbiamo visto la partita di Marina contro Anna Sì, eccola Ast. qui. Sì, diciamo che stiamo soltanto Ah, vedendo la caspita, posizione quindi finale. Marina ha scelto una Ha variante. giocato la Sì, siciliana, sì, sì. una Najdorf. Hai Ma mi sa che l'avversaria. è uscita un po' con le ossa rotte dall'apertura. Sì, Penso che secondo cavallo te qual è stato B4, l'errore no? Sia un decisivo, errore. Pierluigi? Cavallo Sì. 4, No, mi dicevi? No, scusami. cavallo B4. Sì, Ah. cavallo B4 ha giocato a un certo punto, penso a Alla mossa 18. 17ª.
In generale vorrei dire che la scuola olandese Sì. è famosa per la grandissima preparazione in apertura. Quindi probabilmente c'era da aspettarsi che almeno in una scacchiera avremmo sofferto in questa fase della partita. È toccato a Marina, che tra l'altro è bravissima e quindi si riprenderà senz'altro da questa sconfitta. E non ha potuto opporre una grande resistenza, perché da quello che vedo, già dopo che ha perso la qualità, già per esempio a mossa 23, ha una qualità in meno per un compenso molto molto nebuloso. Quindi diciamo la partita si è veramente messa male sin dall'inizio, e poi Ast è stata comunque brava a realizzare il vantaggio, nonostante Marina abbia cercato in ogni modo di complicarle la vita. Eh sì, eh sì, io qui sto vedendo abbastanza velocemente, purtroppo non c'è stato verso di rimettere in piedi la situazione. Comunque, un 3-3 davvero è un ottimo Sì, tu dici quindi l'errore risultato. Direi decisivo è che stato proprio cavallo B4. secondo me sì, secondo me sì. Penso che le sia sfuggita la mossa alfiere per D7, no? Non dimentichiamo che una partita rapid, uno in maniera un po' meccanica pensa che non si cambi l'alfiere sul Si è cavallo. Se vuoi possiamo beccato. fermarci, sì, prima di cavallo B4, se vogliamo trovare Sì. Giusto. Ho un qualche sottovalutato l'alfiere miglioramento. D7. Comunque qui vedo addirittura Spagna-Slovenia 3-3. Sì, a Attenzione a proposito di questa Vince, questo Slovenia. ti volevo dire, probabilmente nella partita precedente tra Anna Maznase contro Laura Unuk mi sono confusa, pensavo che il nero fosse appunto Anna, ma quindi mi sono fatto confusione, quindi la slovena ha battuto Anna Maznase, per cui il risultato è di 3-3, quindi un pareggio. Voglio anche controllare cosa ha fatto nel primo turno la Spagna, ma credo abbia vinto. Allora, Sì, ha vediamo. Sì, vinto è... goleada, goleada. Ah, E Maria, proprio. tu che conosci bene la scena femminile, mi pare che le Sì. donne slovene non siano particolarmente forti. Sì, non sono male, eh? Non sono male. Tra l'altro, vedo che comunque, insomma, però credo che sì, vabbè, non ci sono più, cioè non leggo dei nomi, anche se bisogna vedere chi entrerà, nel prossimo match, però credo che le nostre siano leggermente favorite. Credo di sì, anche se questa Laura Unuk Ok. Pierluigi ha un elo pazzesco qui su chess.com 2593, che secondo me non è poco, eh. Quale Sì, giocatrice? Laura, quella che ha battuto Anna Maznase, Laura Unuk, perché se la paragoniamo Eh sì, alla perché? nostra Olga Zimina che su chess.com ha un elo di 2297, vediamo Marina. Certo, non è affidabilissimo come insomma, Marina per 2168, magari può darsi anche che non giochino spesso, però comunque è comunque un campanello d'allarme, diciamo così. È una che gioca almeno qui sul sito e anche questo a volte può fare un po' la differenza, avere quella pratica, no? Online. Penso Sì. pure io, c'è un po' l'aspetto generazionale, no? Laura penso che abbia sì e no una ventina d'anni, quindi insomma è una ragazza molto giovane, è nata anche lei con le nuove tecnologie, quindi è più Sì. pratica di queste cose. C'è da vedere come i giocatori più esperti o le giocatrici più esperte si adatteranno alle esigenze del gioco online. E c'è da Esatto. vedere come ce la caveremo con questa Slovenia. A questo punto la Slovenia non è più una sorpresa, noi ce l'aspettavamo, ne avevamo anche Esatto. parlato con Maria in fase di preparazione, sapevamo un Sì. po' che insomma, studiando gli avversari, Esatto. queste squadre erano particolarmente ostiche e effettivamente così è stato. Ce Tra la l'altro la sono Slovenia detta. non schiera i due giocatori più rappresentativi, che sono Luka Lenic, che Sì. penso che è tanto che non lo vedo, penso che abbia forse un po' messo da parte gli scacchi, non so se faccia altro nella vita, e soprattutto un giocatore più che leggendario e difficile, ma un giocatore leggendario che è Aleksandr Beliavskij, no? Che Sì. è chiaramente un ucraino, poi naturalizzato Sì. sloveno, ha tanti anni, che è stato un giocatore dell'elite mondiale, adesso un po' Certo. in là con l'età. Sì. Penso
Penso che Beliavski non avrebbe mai accettato di giocare giocare online, come tanti. online. Sì, penso che Sì, alcuni un po' si non me lo vedo. rifiutino, esatto, di fare una scelta di questo tipo. Sì, ho notato che insomma c'è un po', vabbè, soprattutto tra quelli un po' più adulti si fa un po' più fatica ad accettare questo tipo di scelta, insomma, di questo cambiamento, no? Che le cose stanno un po' cambiando sotto questo punto di vista, anche se penso che sarà difficile poi sostituire, no? Il nostro gioco dal vivo. Cioè, per quanto gli scacchi online stiano facendo passi da gigante. Sì, E sì, Pierluigi, ti dico anche la formazione del Beh. prossimo turno. Quindi abbiamo la Slovenia che schiera Borisek, mentre l'Italia De Virni in prima scacchiera. In seconda scacchiera abbiamo Alessio Valsecchi contro Sebenik. Quindi riposa Daniele Vocaturo, eh? Cosa ne pensi di questa scelta di far riposare Daniele contro la Slovenia? Direi che Daniele viene tenuto come, diciamo, come avete visto anche nella partita con Ghiri, no? Sì. Come arma dirompente, per Sì. cui si cerca di farlo giocare il più possibile con il bianco. Penso che si fa riposare. Io sono d'accordo con questa soluzione. A Bene. me è capitato anche giocando in squadra di giocare, che ne so, 5 partite su 5 col nero, perché comunque i colori contano, ma conta nell'ottica della squadra. Allora, Certo. probabilmente l'idea è quella di riservare a Daniele quanti più bianchi possibile per riuscire, perché poi vincere in prima scacchiera pesa tantissimo anche psicologicamente sugli altri, vedere che il tuo giocatore più forte è in difficoltà, insomma, è Sì. una bella cosa. E comunque bisogna far giocare tutti, perché insomma, Alessio pure è formidabile, quindi vedremo un Certo. po' come Mentre comincerà sì. il tuo torneo. Mentre in terza scacchiera abbiamo Unuk Laura, la giocatrice che appunto commentavamo poco fa, che giocherà contro Marina Brunello. E poi abbiamo Elena Sedina, quindi entra Elena in questo terzo turno contro Gianzelli Lara, mentre in quinta scacchiera abbiamo gli under 20 Stevanic Davide contro Luca Moroni e poi abbiamo Angela Grimaldi che ritorna in questo terzo turno contro Ur Zala. Allora ti posso dire che come punteggio insomma credo rapid ci sia qui, eh? Come punteggio rapid insomma, che il match è veramente abbastanza equilibrato, eh? Forse, Sì. diciamo, la scacchiera sulla quale abbiamo sicuramente un netto vantaggio è quella di Luca Moroni. Sì, pensavo anch'io la stessa cosa. Luca Moroni penso che potrebbe fare la differenza. Sì. Probabilmente faranno differenza anche l'altra scacchiera femminile, no? Dell'under 20, perché sono delle giocatrici molto giovani, quindi tutto è possibile. E per quanto riguarda gli altri incontri, sono estremamente equilibrati. Siamo ancora leggermente favoriti, credo, però Vocaturo riposa. E, come dire, stiamo affrontando una squadra molto forte e sarei contentissimo di una vittoria risicata, sarei contento anche di un pareggio, Sì, francamente. Penso che un pareggio sia un buon non sia risultato assolutamente male, che non certo, compromette, nulla ancora. sì, non compromette in nulla la E qualificazione. E la Slovenia ha fatto 3-3 con l'Olanda e con la Spagna. sì, dalla Insomma, questi, nostra poi è un chat, paese molto coeso. sì. Continua pure, Pierluigi, scusami, poi continua. No, è un paese molto, molto coeso, cioè i giocatori sono proprio amici fra di loro, Sì. no? Cercano di. C'è uno spirito di squadra che li rende ancora più forti. Negli incontri a squadre c'è sempre un giocatore in più che è proprio lo spirito di squadra. Comunque c'è da dire che la Slovenia ha giocato sia con la Spagna che con l'Olanda e ha pareggiato con entrambe, eh? Quindi insomma veramente è una E adesso squadra gioca con che viene adesso, l'Italia. cioè, quindi ha Noi siamo numeri 3, mi praticamente, pare, del ranking di esatto, partenza. le ha incontrate tutte insomma nella prima giornata, quindi diciamo che i prossimi giorni saranno un po' più in discesa, no? Per la Slovenia.
In realtà, secondo me, a noi un pareggio va anche bene, perché Sì. sono sicuro che saremo più regolari della Slovenia. Probabilmente, essendo una squadra anche molto giovane, qualcosina la lascerà per inesperienza, no? Magari negli incontri in cui dovrebbe vincere, potrebbe esserci una sorpresa negativa. Sì. E comunque, Pierluigi, mi dicono appunto che la Unok, questa ragazza di 21 anni, ha battuto anche la GM olandese. Immagino sia la È Penta. forte, è forte, è Quindi, forte. insomma, una Laura ragazza Unuk, sì, io l'ho vista fortissima. giocare diverse volte, Veramente molto è pericolosa. veramente Vediamo che se molto, la nostra molto Marina, insomma, temibile. riuscirà un po' ad arginare questa giocatrice insomma, che sembra essere veramente molto in forma. E quindi riposano Sì, Danilo sì, Caturo, sì. Olga Zimina, e ci dice il nostro Megalovic che appunto lui avrebbe schierato Vocaturo, ma non sono CT. Ma Megalovic ha sempre ragione, abbiamo capito che non bisogna fare i pronostici contro di lui, quindi io gli chiederei di dirci come finisce questo incontro, Esatto, perché come non... finirà Megalovic? Commenta pure qui in chat, così siamo curiosi, insomma, di averlo in anteprima. Intanto facciamo una breve pubblicità, ma torniamo tra pochissimo per il terzo turno contro la Slovenia, che si preannuncia veramente, insomma, fondamentale secondo me. Ok? Quindi a tra poco.
Rieccoci, Pierluigi, abbiamo il terzo turno della giornata, che è l'ultimo appunto di quest'oggi, e vediamo subito che c'è Alessio Valsecchi contro Sebenik. Lo conosci, Pierluigi? Sì, conosco bene questi, quelli sono un po' i nostri vicini di casa, no? Quindi Sì. inevitabilmente ci si gioca, ci abbiamo tutti quanti un po' giocato, conosco praticamente tutti i giocatori di questa squadra, o personalmente, o per averci giocato comunque, per aver giocato dei tornei in cui c'erano anche loro. Sono giovani, sono la nuova generazione slovenese, come dicevo, di grande tradizione scacchistica. E sono di pari livello veramente con i nostri giocatori. In questo caso, Alessio ha scelto una strategia simile a quella che Olga Zimina aveva col bianco, scusate, ha giocato un'apertura che di solito si gioca con il nero, un po' di trasformismo nell'apertura, cioè partendo partita inglese, come possiamo forse rapidamente vedere le prime mosse, perché tanto sono state giocate appena 10 mosse. Dopo C4 e C5, in realtà la posizione è la stessa che si ha dopo la difesa siciliana con E4 C5, solo che il bianco diventa nero e viceversa, e il bianco ovviamente ha un tempo in più. Dopo cavallo C3, cavallo F6, cavallo F3, cavallo C6 e 3, questa è una linea piuttosto insidiosa. Alfiere B4, donna C2, arrocco, Valsecchi qui non ha giocato la mossa di moda che è cavallo D5. Cavallo D5 è una mossa molto più tattica rispetto a A3, che è stata giocata invece nella partita, e mi pare che recentemente ci siano state delle partite interessanti, perché dopo cavallo D5 il bianco minaccia addirittura cavallo G5 con problemi sul punto H7. Comunque queste sono considerazioni, diciamo, legate alla teoria delle aperture. Dopo arrocco A3, mossa senz'altro rispettabile, il nero cede la coppia degli alfieri, però in cambio ha un forte vantaggio di sviluppo. Giustamente dopo torre 8, alfiere 2, D5, apre il centro. C per D5, cavallo per D5, prima mossa un po' insolita, donna C5. Valsecchi non indietreggia mai. È un giocatore brillante, io me lo ricordo sin da bambino, forse Alessio, abbiamo giocato un'infinità di partite con esiti infinitamente alterni, ma ci siamo sempre divertiti tantissimo, proprio perché è un giocatore Sì. molto molto brillante. Dopo donna C5 non so bene come interpretarla, francamente, sembra la donna un po' nel deserto, non so se stesse seguendo una qualche idea o preparazione già fatta a casa. Si può dire che ha un suo senso perché la donna occupa le case scure, non può essere facilmente attaccata, però sembra un po' isolata dal resto dei pezzi. Alfiere G4, D3, giustamente per stabilizzare la posizione, A5 e alfiere D2. Molto interessante, penso che Valsecchi stia aspettando ad arroccare, voglia giocare torre C1 come mossa d'attesa, per vedere un po' H3. Ecco qua, gioca H3, quindi vuole interrogare l'alfiere avversario, vuole sapere dove andrà questo alfiere. Quando si gioca una posizione del genere con il bianco, bisogna sempre stare attenti ad eventuali sacrifici in D4 o in F4. Però in questo caso non sembra possibile, francamente. Certo, negli scacchi non si sa mai, eh? Bene. Vediamo cosa deciderà Sebe. Sì, possiamo fare un giro forse, Sì, no? facciamo subito Magari un vediamo la giro. partita di Marina Allora, contro vediamo la Laura partita di Unuk, che ci Marina. Ah, sì, sembrava. che ci sembra quella, diciamo, la giocatrice più pericolosa, questa Laura Unok, no? Vediamo. Sì. E Marina per lei non è semplice perché ha perso col nero e ha perso anche una partita difficile sin dall'apertura, e purtroppo per lei deve di nuovo giocare col nero contro una giocatrice molto, quindi vede spesso nei tornei, però se c'è qualcuno, e questa è proprio diciamo una tradizione, Brunello, sia Marina che Sì. Sabino hanno una grande tempra agonistica e sono Sì. veramente pronti a sobbarcarsi qualsiasi sofferenza per il benessere della squadra. Quindi
dopo una sconfitta, giocare di nuovo col Nero non è semplice. Marina ha scelto una difesa slava molto molto tradizionale e ha consentito, possiamo vedere per esempio quando il bianco gioca E4, ha consentito al bianco di prendere un piccolo vantaggio al centro. Quindi per E4, cavallo per E4, alfiere per E4, cavallo F6, alfiere C2, C5. In realtà questa posizione ricorda molto certe varianti della difesa francese, per esempio. Qui di nuovo ci sarà una lotta fra una maggioranza centrale del nero e una maggioranza del bianco sulla linea. Ovviamente il bianco cercherà anche di attaccare il punto H7, cosa che è stata fatta dalla giocatrice slovena. Però la Umuk ci sta pensando molto, questo mi consegna. E Marina poi secondo me è molto forte in difesa, quindi con H6, alfiere H4, C per D4, intasca il pedone senza paura, donna D3 in tre. Significa che la grande Creava, maestra esatto, slovena delle minacce, no? non era soddisfatta di cavallo per D4. Donna D3 ovviamente minaccia alfiere per F6. Mi piace molto lo spirito della nostra giocatrice, perché su donna D3 non gioca Torre la 8, mossa sì, difensiva G6, esatto. ma permette Alla donna di... avversaria di entrare. Questa è una tecnica difensiva tipica, cioè quella di liberare la casa F8 per far scappare il re. Allora, per esempio, qui possiamo mostrare ai nostri amici che dopo alfiere per F6, Marina ha giocato torre 8 per l'appunto, dopo alfiere per F6 al posto di cavallo per D4, donna per F6, donna H7 scacco, re F8, il re nero è perfettamente al sicuro. Proprio perché il bianco non riesce ad attaccare sulle case sue. Quindi il pedone in più in D4, no? Per esempio su donna H8 scacco, semplicemente re E Marina è forte in queste posizioni in cui c'è da calcolare anche molto. Quindi torre 8, brava, bella mossa. E francamente sono contento della sua posizione. Dopo cavallo per D4, ora c'è da stabilire cosa possa fare. Alfiere Alfiere 5. E5, alfiere E5, alfiere E5. Innanzitutto, al posto del alfiere E5, penso che possiamo mostrare che il tipico trucchetto alfiere per H2 non avrebbe funzionato. Alfiere per H2 scacco, Esatto, re per facendolo vedere. H2, cavallo Alfiere per G4 H2. scacco. Non è chiaro perché sul cavallo G4 scacco dove va il Giocare re Regi nero, il 3, re bianco? Regi 3, forse H3? È E G5. Re G3, però sul Re G3 posso giocare. Ah, perché in questo caso su G5. Ah, mi sono dimenticato che c'è comunque il problema del Esatto, di re. H7. Eh Anche e poi sì, c'è eh anche re sì, per eh sì, eh G4 sì. addirittura, probabilmente. Sì. Sì, si può fare anche Re per G4. Si può fare anche Incredibile. Re per Anche quella G4 perché posizione. il re. Sì. La fine per H2 giustamente non è stata giocata dalla nostra Marina. Fiere 5 mi sembra un po' passiva purtroppo perché non risolve il problema. Qui il problema del bianco e del nero è lo sviluppo dell'alfiere C8. Questo è l'unico difetto della posizione. Non so cosa abbia impedito, no, di giocare E5. Forse su E5 è fastidiosa la mossa cavallo B5. Forse Vediamola. questo potrebbe essere un problema. Non mi è Sì, cavallo chiarissimo, non D5 mi è sembra chiarissimo, una forse. mossa sicuramente fastidiosa, però sì, no, alfiere 5 non sembra, diciamo, la mossa più naturale qui, però scusami, No, non so no, se no, no. Alfiere magari. E5 è senz'altro solida perché propone implicitamente il cambio delle donne. Torre AD1 è la mossa che io mi aspetto, non Sì. credo che ci siano altre alternative. Non credo che Marina voglia mai dare l'alfiere sul cavallo, Sì. non è pensabile una mossa come Allora. alfiere per D4. La possiamo anche mostrare, no? Il finale dopo alfiere per D4, donna per D4, donna per D4, torre per D4. Per esempio, Allora, il dopo nero può torre giocare F1, E5, è dicevi? vero che il...
Trigi po' per torre due. AD1, no? Ok, Tutti i torre campi. AD1, Sì. alfiere per D4, presa presa, torre per D4. E poi il nero gioca E5. È vero che così si riesce perlomeno, ma potrebbe avere un senso perché dopo E5 non sappiamo bene dove mettere la torre. Diciamo torre D6, mi sembra la più attiva. Torre D6, sì. Torre D6, alfiere E6. Bah, ci potrebbe essere sempre un vantaggio per il bianco. Il nero riesce a sviluppare i pezzi, però il bianco deve stare un po' meglio, anche semplicemente alfiere per F6, G per F6, B3, proprio senza stare a cercare cose sofisticate, no? E il bianco deve stare meglio perché ha una migliore struttura pedonale, semplicemente per quello. Quindi purtroppo il problema di queste mosse con alfiere E5 è che non creando delle minacce all'avversario, gli lasciano un po' carta bianca, però Unuk ci sta pensando. Questa è una buona cosa. Vediamo invece Daniel Dvirny, vediamo il signor Lestofante che sta facendo. Esatto, cosa sta facendo Dvirny? Mettiamo dall'inizio. Ecco qui. Daniel, per esempio, gioca due partite di fila col nero. Questa è un'ottima strategia. Sono molto d'accordo con la scelta del commissario tecnico, perché Dvirny col nero, secondo me, è capace di pareggiare, no? Perché non gli si chiede di vincere, è capace di difendere, diciamo, la porta con grande solidità, lasciando giocatori come Vocaturo, per esempio, o anche Valsecchi Sì. più liberi di andare a cercare la vittoria. Sono incontri a squadra, ci vuole un po' di tutto. In ogni ruolo spesso, no, mi capita di non di seguire, ma di imbattermi i discorsi un po' da bare, ma quel giocatore non è stato convocato, c'è il grande come si dice, grande disarmonia nella Sì. squadra, ci sono dei problemi. In realtà il punto è che mettere insieme una squadra significa permettere a tutti di dare il meglio, significa conoscere, e a volte capita di dover sacrificare, proprio come in una partita si sacrificano dei pezzi, Certo. dover sacrificare un giocatore che sarebbe bravissimo, ma che forse magari rispetto al progetto, no, ci vuole un'idea. La squadra deve essere fatta giocare con un'idea. Allora, se si ha un giocatore molto bravo a difendersi col nero, gli si fa giocare due o tre partite col nero più che con gli altri. Se si ha un giocatore estremamente forte col bianco, si sacrifica qualcuno per permettergli di giocare più partite col bianco. Mi pare che questa sia una strategia un po' machiavellica, però è senz'altro Certo. efficace. Ok, Daniel direi che non ha una brutta posizione per essere il nero. Ci ha pensato un po' di più. Il gioco è tutto sommato abbastanza semplice. Si svolge sulla colonna D, Sì. scusate. E donna 4 attaccando la torre in D1, donna 4, donna 2. Sì, Allora, forse il bianco controlliamo un sta attimo un da... pelino meglio. Stiamo vedendo sempre la partita con Danin, giusto? Di Danin. Sì. Direi piccolissimo, piccolissimo vantaggio del bianco. Ma piccolo, 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 piccolo. Anche perché qui Daniel chissà se può giocare Re F7. Wow. Re F7, bravo. Piccolo, piccolo, forse vantaggio del bianco. No, noi sono molto fiducioso. Daniel è concentrato, quando è concentrato così è un osso durissimo. Vediamo invece Elena Sedina, no? Che sta facendo, perché queste sono partite molto importanti. Ha una posizione Sì. molto manovrata, una partita italiana molto manovrata, direi sostanziale parità, forse un pelino meglio il bianco. No, qui è troppo presto per fare dei pronostici, perché tutti i pezzi e tutti i pedoni sono sulla scacchiera. Allora, vediamo le più giovani, Angela, no? Angela che sta fa. Ah, Sì, interessante la parliamo posizione di Angela. d'Angela, che è un'altra partita, ovviamente sono tutte importanti, quindi ogni scacchiera è decisiva. Vediamo Angela nell'under 20 contro questa WIM.
Vendiamola sempre un Sì, attimo sì, sì. dall'inizio, anche qui Penso quasi di ci averci sono. giocato. Come si chiama questa? Il suo Zala vero nome qual Hur. è? No, Zala Ah, Ur, no. dici questo è un nome da sposata? No, a 20 anni non No, credo. no, no, In che no, no. Io ho senso, giocato, scusa? no, contro Lara Janzeli, forse ho No, giocato. forse un'altra Che allora. questo gruppo di giocatrici slovene viene sempre a questo famoso torneo di Porticcio. Mi è capitato in diversi anni di giocare con... sono bravo, cerco... Sì. Sì. E qui... Ma direi, a me piace molto la posizione bianca, eh. Mi piace molto perché l'alfiere bianco in H2, no? Sì, Possiamo piace vedere la molto posizione anche d'attualità dopo 17 donna F2. Esatto, che minaccia eventualmente un donna G3, no? Quella diagonale mi Minaccia sembra donna molto G3, debole. questa diagonale è veramente molto importante. Certo, il re nero si può sempre nascondere in B7, questa, dal B7 poi non Esatto, sarà donna facile F2 staccare. sembra avere una minaccia molto chiara. Però poi ci sono altre debolezze sulla colonna F. Direi che l'apertura del Sì. nero è stata piuttosto fallimentare, anzi. L'unica cosa buona che ha è il controllo della casa E5. Però, boh, non so se sia davvero importante Che in cosa ha questa sbagliato posizione. Cioè, Pierluigi importante. secondo te in questa rossolino al nero? Ha fatto tutto bene. Per esempio, dopo donna D2. Non capisco tanto la mossa, fa tutto bene dal punto di vista concettuale, non capisco tanto bene la mossa H6, no? Che in questa posizione, io sto guardando dopo 9 donna D2, il piano tipico consiste nel portare il cavallo da D7 in E6 per poter poi andare in D4. Quindi una mossa come H6 non vedo in che modo prepari cavallo F8, cavallo E6. Sì, dici Cavallo forse F8... per, cioè non so, faccio un Cavallo. esempio, cosa poteva avere problemi eventuali cavallo G5. Non riesco a capire cosa voleva evitare alfiere G5, cosa. No, voleva evitare secondo me alfiere H6 con cambio Quindi lo dell'alfiere di fianchetto, ma schiacchettamento. alfiere H6 è un grosso come dire, regalo strategico, cioè a volte si può cambiare l'alfiere di fianchetto, no? È Sì, una buona idea, però in visto questo che il caso nero controlla le case nere. Anche perché si toglie la coppia degli alfieri al nero, quindi è uno dei piani quello di Certo. cambiare l'alfiere di fianchetto, però è un regalo nel senso che sarà più semplice poi per il nero giocare sulle case scure, in particolare sulle case D4 ed F4. Là, per Sì. esempio, al posto di H6 io avrei giocato donna E7, sempre con l'idea di giocare cavallo F8, cavallo E6. Donna E7, facciamo notare che cavallo F8 non è possibile perché il pedone C5 è in presa. Quindi donna E7 difende prima Allora, C5 e poi libera il cavallo per esatto, manovrare. e poi voglio fare cavallo F8, cavallo E6. Quindi, per esempio, donna E7, alfiere H6, facciamo finta che questa era l'idea che faceva paura a Zala. Alfiere H6, probabilmente anche semplicemente alfiere per H6. Donna per H6, F6, no? Cercando Sì. poi di giocare cavallo F8, cavallo E6. Mi sembra che la posizione del nero sia molto, F6 molto, qui. molto solida. Sì. Sì, non vedo grandi problemi in questa posizione, francamente non vedo come il... Quindi H6 in effetti ha dato un tempo all'avversario, diciamo, Ok, ma H6 passivo. non è nemmeno drammatica, no? Perché vediamo poi cosa è successo dopo H6, Ah, il nero poi ha giocato esatto, a Rocco Lungo e a B6 con l'idea di difendere Rocco il pedone C5, no? B6, re B1, cavallo E stesso cavallo F8 e qui F8. cavallo H2. Allora, qui F4 interessante. Qui per esempio non si capisce perché non abbia giocato cavallo E6. Questa è Esatto, ha davvero giocato strana alfiere da... 6, non Sì. cavallo E6, hai ragione. Sono d'accordo. Qui cavallo 6 Questa secondo me aveva è davvero stra... priorità. che H6 può essere una scelta, no? Magari non vuole permettere il Sì. cambio dell'alfiere, però cavallo E6 sembrava più coerente Infatti. con il suo piano. Chissà cosa le ha dato fastidio. Non riesco a vedere cosa le possa aver dato fastidio, eh? Francamente mi lascia un po' sorpreso. Sì. E dopo Si F4, può... cioè adesso il nero si trova comunque indietro con lo sviluppo, eh.
Cavallo E6 veramente era una mossa che si imponeva lì. Ma tra l'altro, se io gioco cavallo F8 per fare cavallo Certo. E6, forse si è sbagliata, Tu forse ha dici si fatto il sarà mouse confusa. slip. Cioè magari voleva mettere il cavallo e poi magari un attimo di distrazione, invece a volte capita, no? Che uno pensa di portare quel pezzo e poi gli viene di prendere l'altro. Insomma, non so, potrebbe essere capitato qualcosa del genere, perché altrimenti non si spiega. Potrebbe essere, sì, diciamo che alfiere 6 è un po' sgraziata e disgraziata come mossa, non va tanto bene. Senti, invece che stanno facendo, perché non abbiamo visto forse Luca Moroni, no? Che finora è il Sì, nostro vediamo goleador. Luca. Luca Luca, sta guarda. vincendo praticamente contro David Stevania, che come dicevamo era un po' il match, cioè nel senso era un incontro che più ci aspettavamo che insomma potesse portare, insomma poteva essere a favore dell'Italia, no? Il match, cioè la Beh, scacchiera di Luca sì. è determinante Grossa, qui. grossa battaglia tattica. Adesso chiaramente la donna bianca è attaccata, però il bianco, dopo aver spostato la donna, minaccerà torre G8 scacco. Per esempio, su la mossa naturale, diciamo donna H5, poi vediamo le alternative. La donna H5 sembra la Ah, è andato in più spontanea. F5. Scusami, no, meglio donna Così F5. non arrocca. Donna Sì, donna F5 mi piace di più. Su donna F5 il problema è che, per esempio, alfiere per E3 viene controbattuta da torre G8 e si vince subito. Sì. E quindi ha giocato alfiere 6, Quindi contrattacca la donna, non si può giocare torre G8 per re D7, resterebbero, cioè nel senso la donna resterebbe attaccata, per cui non si guadagna la torre, no? E sì. quindi vediamo. Sì, è rischiosa però la strategia Sì. di Luca, eh? È molto rischiosa. Io qui per esempio giocherei donna H7, si può donna H7? Donna H7 può arroccarsi? E però perdi Forse l'alfiere in esatto, A7. per di l'alfiere, giusto, non può. Perché uno degli Quindi aspetti è che su alfiere per E3 c'è torre G8 scacco. Torre G8 scacco, però forse può dare la qualità. Re D7, può giocare re torre per A8. D7. Forse vuole dare la qualità a Luca. Non sono convinto, non sono convintissimo perché c'è Ma al sempre. momento comunque Luca ha un pezzo in più, eh? Sì, 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 Quindi sì, questo, sì. Ha un insomma, ora pezzo in più. bisogna scegliere, sì, però Diciamo che che possa avere diverse scelte, ha quindi un pezzo in più, sì. è un aspetto non trascurabile della Esatto. posizione. Quindi direi che con un pezzo in più si può guardare al futuro con grande Esatto. ottimismo. Sì, penso che si No, no. possa Non, difendere, anche se deve dare qualcosa, insomma, non, quindi non è un problema. diciamo che Luca sta gestendo con grande sicurezza. No, vediamo invece Alessio Valsecchi. Sì, Alessio Valsecchi contro eccolo qui, contro un Matej altro Šebelin. grande maestro, Sebenik. Questa è molto equilibrata, molto molto equilibrata. Qui abbiamo un inglese Posizione, anche qui. sì. Posizione con debolezze reciproche, D3 in teoria dovrebbe essere meno debole di E5, forse anche in pratica. Sì, mi piace come ha giocato Alessio. Alessio, per esempio, è un giocatore che, essendo nato come giocatore puramente tattico e d'attacco, poi Sì. nel Sì, tempo, un po' come anche evocatore, è riuscito a diventare un giocatore completo. Per cui devo dire che sì, si è migliorato tantissimo. Ok, torre F5, direi che cavallo D7 mi sembra pressoché forzata, non volendo perdere il pedone. Non credo molto nel re D6, non mi piace il re D6 perché c'è torre F7. Cavallo D7 mi sembra la ok. mossa naturale. Su cavallo D7 probabilmente l'idea di Alessio è quella di semplificare un po' la posizione, perché tanto a noi un pareggio qui secondo me ci sta bene. Torre Sì. H5, per esempio. Torre H5 crea due minacce, no? Minaccio direttamente il pedone E H7 anche alfiere per D7. e minaccio anche alfiere per E5. D7. Quindi su cavallo F6 posso giocare torre per E5 scacco e vincere un pedone. Sì.
Sembra interessante il gioco di Alessio, no? Anche un po' come Vocaturo, stesso profilo di giocatore, molto Sì, molto forte nel calcolo esatto. concreto. Ah, e ti informo Pierluigi che è arrivata anche la patta di Daniel Dvirny, prima scacchiera Bravo, contro bravo, bravo. Daniel è il Borealek. nostro portiere, in questa Sì. formazione, no? Se fosse una squadra di calcio, Daniel gioca come libero o come portiere, deve fermare Esatto. gli avversari più che è un ruolo ingrato, eh? E ha Sì, hai fatto bene però. ragione. Sì. Ma diamo un'occhiata anche Bravo. alla partita di Elena Sedina, no? Che finora non abbiamo ancora guardato. Elena Il Bianco contro Lara Gianzelli, che credo sia la giocatrice di cui parlavi prima, no? Che conoscevi. Sì, ho giocato con lei, non ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa. È stata una partita difficile, ma no, forse no. Ho giocato con diverse giocatrici slovene, no, forse con lei ho vinto abbastanza facilmente. Ha giocato molto male l'apertura, non c'è stato molto da fare. Qui abbiamo un'italiana praticamente. Sì. Gioco manovrato, mi piace il vantaggio di spazio del bianco. Tradizionalmente il nero non dovrebbe avere un attacco troppo forte, anche perché la spinta è questo. Io mangerei col pedone G3, cavallo per G3 è stata giocata, F per G3 mi sembra la mossa più Sì. indicata. Ti informo che Ghiri ha perso anche contro la prima scacchiera dell'Estonia, possibile? Cioè, il Caspita, risultato è davvero caspita, così? Mi sembra un po' strano, però, eh? Allora controlliamo, ma. beh, no, eh. Mi confermi, Pierluigi, davvero? Non ho visto, stavo seguendo qui la partita Anche perché la di Elena. differenza Elo sembra notevole, eh? Vorrei dire, però. Insomma, Sì, è un bel colpaccio. Per l'estone Siros, mai mentre sentito Van questa. Forest e Razma vincono, quindi l'Olanda sta vincendo 2-1. Beh, direi che l'Olanda comunque non dovrebbe avere problemi Sì, troppo grandi. Ma però curiosa questa Elena non ha sconfitta più di tempo, attenzione, qui stavo Ghiri. Sì, seguendo un Elena ha po' la partita, pochissimo purtroppo tempo. Elena non ha tanto tempo, mannaggia. Mannaggia, mannaggia, non è una buona notizia questa. Ah, intanto Luca vince. Sì, Luca Sì, quella era ben posizione, avviato. insomma, l'abbiamo vista, sì. Ha vinto Alessio, fantastico, fantastico, Alessio ragazzi. anche, insomma, ha portato il Ragazzi. punto a casa, eccolo qui. Fantastico, come si suol dire fra addetti ai lavori, l'ha Eravamo ripulito arrivati perché più o gli ha meno in questa mangiato posizione. tutti i pedoni. Che bravo, complimenti, bella vittoria strategica Ah, da con la parte di torre Alessio. esatto, è andato poi in F7 e ha spazzato via, insomma, tutti i pedoni, sì. Molto Bene, bravo, molto, molto, molto quindi bravo. stiamo vincendo in questo momento. Allora, guardiamo la grafica. Allora, vediamo un attimo. Ragazzi, ottime notizie perché la vittoria in prima non ci contavo, Quindi, perché esatto, è due forte su vittorie. Cecchini. La patta di Dvirny, Due e anche mezzo se a Elena dovesse mezzo. perdere, diciamo che adesso diventa decisiva la partita di Angela, no? Che stava messa Sì. bene in quella posizione con gli Arruai, e poi il gioco si fa tagliente. Arriva a C3. Eh sì, non mi piace questa cosa, non mi piace che il gioco si faccia Una tagliente mossa un perché, po' insidiosa questa sì. C3. Ah, Poi il cavallo per nero C3, quindi cedo il pedone è D4. riuscito a riorganizzarsi. Vabbè, qui si può fare il Sì. trucchetto torre per D4. Sembra Torre funzionare per torre per D4. D4 e Torre per poi D4, torre per D4, cavallo F5. cavallo F5, sì. Che Brava, mi lascio un brava, brava. doppio su alfiere prende in D4, esatto. Ed è quello Alfiere che è per stato F5. giocato dalla nostra Angela. Ma Ok. forse ci sono delle belle possibilità tattiche, perché sul filo per F5 si può fare anche E per F5 o è giocare col fuoco E per F5. Ah, dici così rimane ancora l'attacco al cavallo Brava, e alla E per torre. F5. Adesso torre F4 probabilmente C'è la l'unica mossa mossa. intermedia, torre F4. La mia conterranea qui se la sta cavando Donna bene. Donna D7, D7. sì. Tra Mi sembra grosso l'altro, errore. Adesso, come giocatori del per sud, abbiamo cortesia, Angela e Francesco. sì, Due alfiere grandi 5 vince subito rappresentanti. qui, no?
Alfiere 5, l'infilata, torre di 2. non vince subito, non Esatto, vince ci sono subito. tutta una serie di mosse intermedie in questa partita. Sono infiammato, sono un po' da Qui F3, però sta sempre molto bene. hanno veramente pochissimi secondi, mamma mia. Alfiere 5 è stata sbagliata, Alfiere 5 è stato un brutto errore, mannaggia. No, è qui, non mi piace questa situazione, questa inchiodatura sulla colonna non mi piace per niente. Sì. Qui forse si può giocare donna D4, no? No, donna D4 non funziona. Oh, Pensavo cosa è si successo potesse qui? giocare sul tema del Qui donna matto, mannaggia. F5 forse funzionava. Eh Torre sì. 6, donna E3. È una partita Mannaggia. questa che con pochi secondi veramente l'avversario tra l'altro ne ha veramente Bisogna pochi, eh. giocare a 4 per correre. Ai, 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 si va a mangiare i pedoni. A 4 bisogna giocare per forza. Ok, A si crea 3, va una casa di bene. fuga, così evitiamo matti sull'ottava traversa. Adesso ha messo a posto la posizione. L'alfiere va in C1, cavallo E4. Brava. Esatto, Caspiterina. adesso si è creata una bella casa in C5 dove può entrare eventualmente con un cavallo in Sì. Adesso futuro. deve soltanto. Ops, donna in presa, No, no? No, mannaggia, ragazzi. mannaggia, Peccato. mannaggia. Mannaggia. Vabbè. Mannaggia, Peccato, mannaggia, mannaggia. peccato. Purtroppo l'esperienza dice tanto. Sì. E cosa è Va bene, successo sulle altre comunque. scacchiere? Oh, Elena sta giocando ancora. E sembra stare meglio, anche se ha pochi secondi anche lei, ma anche la sua avversaria, insomma. Però, insomma, una posizione Adesso tutto è nelle sicuramente mani, tutto è superiore nelle mani di minaccia. Elena. Elena E è poi c'è una anche giocatrice Marina, eh? molto. Marina contro Laura 1, che è la nostra temuta, insomma, avversaria. Ok, qui Forza Elena, ancora forza da Elena. giocare, anche se Laura 1 ha poco tempo, mentre Marina ha più tempo, quindi può gestire meglio la situazione. Elena qui secondo me può cercare di, vediamo se può cercare di fare qualcosa con quel cavallo in E6. C'è il pedone D5 che è molto debole. E infatti cade subito. No, no, no. Quale cose non si sono messe bene per Elena. Adesso cade Mannaggia, anche C3, ah, ha perso del tempo mannaggia, probabilmente. mannaggia. Peccato Ai, ai, ai. ragazzi, purtroppo qualcuno stava pronosticando un 2,5 a 3,5 per la Slovenia ed era il nostro Megalovic. Quindi Adesso se sbaglia un pronostico, Marina dovrà fa scacco matto. Marina, no? Esatto, Che vediamo, meraviglia, vediamo. Marina, che meraviglia, Marina. signori. Marina ha Davvero vinto per mi. matto, wow. E quindi vediamo com'è Sì, finita. abbiamo pareggiato, Ah, vediamo, aspetta. no? I miei più grandi complimenti a Marina, Sì, bravissima, perché veniva brava. da una sconfitta. Brava, 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 complimenti. Questo è carattere. E la posizione dopo la Allora, cultura non quindi mi Marina piaceva. vince Elena. Aspetta, 1-0-0-1. No, aspetta, mi sa che abbiamo vinto il match con la vittoria di Marina. Abbiamo Aspetta. vinto invece ancora meglio. No. Sì. Sì, abbiamo Abbiamo vinto noi vinto? 3,5 a 2,5, sbaglio. Allora, perché Abbiamo adesso ha vinto, vinto. ragazzi, sì, confermato. Adesso ha vinto. Marina ha vinto. Moroni ha vinto. E chi altro ha vinto? Poi abbiamo fatto mezzo Mamma. punto. Vedi, mezzo punto di Dvirny decisivo. Successo qui, ok. Wow, decisivo, sì, ragazzi, una vittoria sudatissima, ma fondamentale. Cioè, veramente questa vittoria con la Slovenia, secondo me, vale tantissimo. Adesso, diciamo, possiamo stare tra virgolette un po' più sereni, ma neanche tanto con la Spagna, perché comunque, diciamo, secondo me l'incontro veramente importante era proprio quello contro la Slovenia, perché secondo me sono le due squadre che più, insomma, cercano di piazzarsi, no, nelle prime tre insieme all'Olanda e alla Spagna, no? Che sembra tra virgolette un po' più favorita, ma come abbiamo visto l'Olanda sta andando veramente in difficoltà. Quindi voglio vedere cosa ha fatto. L'Olanda ha vinto 5-1, ha perso soltanto Ghiri, ma non lo so, sarei curiosa di vedere la partita, cosa è successo, se c'è stato qualche caso particolare. Sì, noi c'è da dire che siamo stati gli unici a battere la Slovenia finora.
Esatto, due pareggi importanti contro l'Olanda e la Spagna, infatti. Vediamo, la Spagna sta vincendo 3-0 con la Svizzera. Bene. Direi per Luigi che non ci possiamo lamentare, No, finora, ma anche perché stanno giocando proprio bene, eh? Devo dire, sì. abbiamo da recriminare per certi episodi, avremmo potuto vincere il match precedente, anche Angela Grimaldi lì ha perso la donna in una Esatto. mossa, e aveva giocato una grande partita, avrebbe meritato di vincere, e sarebbe stata una vittoria ancora più netta Sì. contro la Slovenia. Intanto, Pierluigi, dovremmo riuscire ad ospitare insomma, fare qualche intervista, no? Avere qui con noi qualche ospite. Quindi, insomma, nel frattempo direi che ci possiamo organizzare. E prima, insomma, di continuare con la fine di questa giornata, diamo un'altra pubblicità. A tra poco. Tra poco.
Rieccoci, qui con noi c'è Luca Moroni. Ciao Luca! Ciao Maria, ciao Pierluigi, ciao a tutti. Beh, Bene Luca, che cosa ci dici delle tue partite di oggi? oggi è andata più che bene, sia a livello individuale ma soprattutto a livello di squadra. Abbiamo totalizzato un 2,5 su 3 contro squadre comunque forti. Vabbè, l'Olanda fortissima, Sì. ma ci ha pensato Daniele a Sì. vincere con Ghiri. Incredibile. Poi anche Slovenia non era una brutta squadra per niente, anche la Macedonia aveva comunque degli ottimi giocatori. Erano, ok, tra le più forti del nostro gruppo, quindi 2,5 su 3. Oggi è andata davvero bene. Esatto. E delle tue partite, Luca, secondo te qual è stata la partita più, insomma, che ti è sembrato aver giocato meglio? Beh, diciamo che oggi fortunatamente tutti e tre i miei avversari non erano assolutamente in forma rispetto al livello che hanno ai tornei. Non so se hanno, se sono fuori, se saranno fuori forma, perché comunque sia Lazov, sia Wormerdam, sia l'altro, che vabbè, l'altro non lo conosco, ma è un ragazzino che comunque ha 2003 e 30, quindi non è sicuramente male. Oggi hanno giocato, fortunatamente per noi, non un buon livello. Credo di aver giocato comunque abbastanza bene tutte e tre, anzi anche sì, ho giocato abbastanza bene, ma partivo diciamo con un grande vantaggio in tutte e tre dall'inizio, perché le due col nero non sapevano la teoria, quindi ho avuto vantaggio sin da subito, e col bianco ho avuto un grande vantaggio di tempo e poi si è perso un colpo tattico alla fine e ha Sì, perso. scusami, Luca, volevo chiederti a proposito insomma, della scelta anche del CT di averti schierato come under 20, no? Immagino che tu sia, insomma, tra i migliori under 20 di questo girone, cosa ne pensi? Sì, beh, Arthur ha fatto sicuramente le sue valutazioni, ha deciso di schierarmi under 20. Non abbiamo effettivamente parlato di dove io dovessi giocare. Lui mi ha detto che giocavo per l'under 20, alla fine ogni scacchiera vale uno, Certo. quindi ha deciso così. Per ora è andata bene, quindi non possiamo dire niente e speriamo che continui ad andare così. Sì, tu hai seguito la partita di Daniele, insomma, cosa ti è sembrato la partita contro Ghiri? Diciamo che giocando non potevo vederle, ma l'ho vista velocemente dopo. Sembrava una Kramnik-Ghiri, no? Invece il bianco era il nostro Daniele. Ma no, mi sembra una Sì. partita molto pulita, come quando si vince con uno più debole, no? Che la giochi tranquillo, tranquillo e poi gliela vinci. Il nero era Ghiri, però questa volta. Tra l'altro Kramnik, ricordiamo che è anche il tuo giocatore preferito, eh? Cioè non Tra l'altro. oltre a tutto, ok? E Pierluigi, cosa puoi chiedere a Luca a proposito delle sue partite o anche altro? Beh, innanzitutto una curiosità, cioè avete avuto il tempo di preparare insieme questo torneo come squadra oppure ciascuno per sé ha visto un po' qualcosa? Diciamo che oggi è stata un po' più facile la preparazione, visto che era abbastanza chiaro, almeno per me era abbastanza chiaro contro cui avrei giocato, perché comunque erano sin da subito dei match decisivi, quindi molto probabilmente giocavo con l'under 20 più forte. E io sapevo già di giocare tutte e tre le partite oggi, quindi ho avuto il tempo di vedere qualcosa su tutti i miei avversari. Poi, vabbè, l'aspettativa era di giocare contro quello più forte, quindi alla fine mi sono preparato contro di loro. Ok, non c'è tantissimo tempo se guardiamo le formazioni ufficiali, visto che escono 10 minuti prima del turno, dal momento in cui si gioca alle 2, poi alle 3 le formazioni vanno date alle 2:50, quindi Sì. non c'è davvero tempo di vedere niente prima tra una partita e l'altra. Anche perché abbiamo gli schermi condivisi comunque, quindi non è Sì. una grande idea mettersi a usare ChessBase. Ma non so, io penso di prepararmi giorno per giorno. Vedrò innanzitutto se domani giocherò o se entreranno anche. Mi sembra che sia Francesco, no? La riserva under 20, o lui è, vabbè, Sì, noi siamo i due è lui. under 20.
Credo che comunque giocherà anche Francesco, quindi bisognerà vedere semplicemente cosa Arthur avrà in mente. E una curiosità, temevate il match con la Slovenia? Ma no, alla fine venivamo da due partite molto buone, quindi eravamo anche in fiducia nella terza. Sappiamo che comunque abbiamo una buona squadra nella media, siamo tra i più forti. E ok, vincere la prima 5-1 ci ha sicuramente aiutato a trovare fiducia. E poi la Slovenia, comunque, sapevamo che non era una squadra facile per niente, ma comunque sapevamo anche che potevamo vincere. E alla fine è andata benissimo. Bene. E Pierluigi, Sì, ti io volevo lascio chiedere a ad Luca. un'ultima domanda per Luca. Volevo chiedere a Luca se fra di voi parlate fronte uno e l'altro, nel senso che il capitano, i selezionatori vi parlano, commentate quello che è successo, scherzate, no? Perché negli incontri a squadre, diciamo, c'è il fattore dell'unità, il fattore dell'essere tutti uniti verso lo stesso obiettivo. Si crea questa cosa anche online oppure ognuno per sé? Il tempo non è tanto, comunque tra un turno e l'altro comunichiamo su WhatsApp, sul nostro gruppo dell'Olimpiade, e il tempo non è tantissimo, quindi il tempo di dire i risultati, il tempo di dire forza, bravi, è andata bene, si poteva fare di più, no? Questi commenti qua. Arthur comunque ci sostiene, c'è anche Fabrizio nel gruppo che segue Frigeri. Che segue Tifa, quindi sì, quando finiamo la partita siamo su WhatsApp, anche se il telefono non può rimanere nella stanza dove giochiamo, quindi dobbiamo andarlo a prendere, dobbiamo un po' complicato per ovviamente le norme anti-cheating, ma ci sentiamo e stasera credo ci sentiremo e vedremo per domani. Sì, le scelte anche dell'apertura sono state, insomma, individuali o comunque il capitano vi ha dato delle indicazioni? No, sono almeno per quanto mi riguarda sono individuali. Oggi sono stati individuali. Arthur è sempre a disposizione comunque per consigli sia sul giocatore sia su aperture. Quindi io oggi ho giocato le mie, anche perché non giocavo da un po', quindi era meglio andare su qualcosa che riuscivo a giocare anche senza aver toccato gli scacchi per qualche giorno. Comunque sì, possiamo chiedere a lui, possiamo fare da soli, possiamo autogestirci, possiamo fare quello che vogliamo sulle aperture in realtà. Bene, Luca, vai per Luigi, di pure. come si fa a vincere così facilmente col nero contro l'italiano? Cioè, è successo qualcosa di sconvolgente nella teoria delle aperture o c'hai tu dei segreti particolari? No, all'italiana si gioca ad alti livelli, non perdono di solito col bianco. Questo piano comunque H6 G5 senza roccare per il nero è il piano più aggressivo perché il bianco se non conosce rischia di perdere subito e oggi entrambi non conoscevano e sono finiti male. Il primo ha sbagliato quando ha giocato cavallo F1, doveva andare per B4, c'era una partita Cariachin-Carlsen di qualche anno fa. E il secondo ha giocato H3, che H3 è un errore dal momento in cui voglio fare G5, se mi crea un punto di contatto sull'arrocco è molto più facile attaccare. Quindi conoscendo la teoria si può giocare con il bianco, non è persa, ma se non si conosce è davvero molto pericolosa. Eh sì, abbiamo visto questa interpretazione dinamica con Re al centro, bravo, mi è piaciuto il tuo spirito, ma come sempre, io seguo le tue partite, devo dire che complimenti, hai un gioco completo e sempre più dinamico, quindi ti faccio i complimenti per oggi e ti auguro, come auguro anche alla squadra, di continuare in questo modo così brillante. Grazie mille. Infatti, in bocca al lupo Luca per le prossime partite e ovviamente a tutta la squadra. Mi raccomando, insomma, provate a qualificarvi nelle prime tre posizioni e poi ci aggiorneremo. Ok, allora ti lascio ad una buona serata. Ciao Luca! Grazie, ciao, ciao a tutti. Ciao! Ciao.
Allora, Pierluigi, abbiamo sentito Luca e adesso direi che possiamo ospitare Marina Brunello, un'altra intervista con la nostra Marina. Vediamo. Allora, un attimo solo che Ciao, come va? adesso succede. Ok, allora un attimo solo, Mari. Eccoti. Vai tranquilla. Ok. Eccoti. Ciao Marina, come stai? Ciao a tutti, bene, bene. Bene, abbiamo visto che oggi, insomma, hai vinto un incontro decisivo, no? Contro la tua avversaria Laura Unuk, che un po' temevamo per i risultati precedenti, anche perché ha un bell'elo qui su chess.com. E io non lo uso quasi mai per giocare, spesso Sì. lo uso per allenarmi, però sì, il suo elo era altissimo, quasi Sì, 2-6, fantastico. infatti. E cosa ci dici, insomma, nelle partite di oggi? Come ti sei sentita a giocare queste Olimpiadi per la prima volta online? È stato sicuramente molto diverso dalle altre volte. Anche perché erano il primo torneo serio che faccio da febbraio, e quindi è stato un po' interessante. Sicuramente giocare online è totalmente diverso rispetto che sulla scacchiera dal vivo, e preferisco le Olimpiadi tradizionali, senza Certo. dubbio. Però vediamo, un'esperienza un po' interessante. Lo trovo quasi più stressante giocare al computer che con l'avversario davanti 5 ore, preferisco. E se dovessi commentare un po' le tue partite, cosa diresti, insomma? Ok, la prima partita la mia avversaria ha sbagliato parecchio. Vabbè. Sì, abbiamo visto Sì, che hai la vinto seconda abbastanza bene. invece. Ho confuso, devo aver confuso linee di apertura e mi sono trovata in situazione un po' difficile. Sì, abbiamo visto quella cavallo B4, no? Era Vero Pierluigi, anche tu commentavi. Sì, ciao Marina, Ciao! complimenti per le partite, soprattutto per l'ultima vittoria decisiva. Grazie, grazie. Come va? Bene, bene, tutto bene. Tu come stai? Adesso Bene, bene. col fatto che non ci sono più tanti tornei, effettivamente anche noi che prima ci vedevamo, no? Sì. Esatto, Adesso ci vediamo qui su Zoom. vedo che hai cambiato nome e cognome, ma nel frattempo sei diventata anche grande maestro, per cui è una cosa. Esatto. No. Scherzo, scherzo, scherzo. Sì, la partita, quella siciliana lì, mi è sembrata un po', no? In apertura, si è ritrovata in difficoltà. Sì, è uscita un po' male. Cavallo B4 forse già perde la qualità, forzatamente, ma in generale sembrava che non Però fosse. non è così facile, non riuscivo a trovare un buon piano per me. Cavallo B4, ho provato a fare un po' di confusione, però se sto ferma comunque lei sta spingendo i pedoni. Eh sì, era l'impressione che avevamo anche noi, no? Che fosse un po' a senso unico, perché il pedone A5 è stato bloccato bene, il pedone B pure, e non riuscivi a creare un controgioco. In Non realtà. riuscivo mai a giocare D5, non riuscivo a attaccare l'alfiere in B5, e quindi non riuscivo a fare più o meno niente. Esatto, in realtà la cosa che mi ha davvero impressionato e per la quale ti rinnovo i complimenti è stata proprio dal punto di vista del carattere, cioè dopo una sconfitta del genere in cui si ha un po' l'impressione di non aver giocato, no? Perché purtroppo non hai potuto fare granché, rigiocare col nero contro l'avversaria che fino in quel momento era più in forma, perché veniva da una serie di vittorie abbastanza convincenti, lì davvero sei stata molto molto brava e hai dimostrato che per vincere la forza di volontà è fondamentale. Anche lì l'apertura non era niente di che, una posizione più o meno equilibrata, ma da un certo punto in poi mi è sembrato proprio che hai cambiato ritmo e hai creato dei grossi problemi a Unuk, che comunque è molto forte. Come l'hai vissuta questa partita?
Ah, io mi sono sentita un po' sotto pressione appena finita l'apertura. Secondo me a un certo punto lei aveva un torre A di 1 prima di entrare in H7. E per mettere ancora un po' di pressione, poi scegliere se giocare con alfiere per F6 oppure tenere tutti i pezzi. Ma che alla fine io ho ancora un po' di problemi a sviluppare l'alfiere in G8. Se fossi in B7 starei benissimo, solo che metterlo lì ancora non è facile, mi mancano queste due mosse e lei ha già i pezzi attivi. Non so quello che ha scelto lei o c'è qualcosa di davvero concreto oppure piano piano sono riuscita a sviluppare. Poi sì, ho sbagliato io con quel torre A di 8 che poi sono dovuta tornare in C8 per difendere il pedone in C6. E poi una volta che abbiamo cambiato le donne mi sono sentita molto tranquilla nel finale. Sapevo cosa fare e lei non ha messo La un pressione è altro. stata proprio quella, come se fossero state due partite diverse, no? Prima e dopo il cambio delle donne. Effettivamente, dopo il cambio delle donne hai spinto i pedoni dove dovevi spingerli, hai creato un sacco di problemi e hai vinto anche brillantemente. Hai fatto scacco matto alla fine, che è un bel modo per dare anche morale alla squadra. Come la vedi questa formula? Già con Maria un po' ne parlavamo, no? Perché voi chiaramente avete grande esperienza di tornei femminili, c'è sempre stata questa separazione. Sì, infatti sono curiosa anch'io di sapere l'opinione di Marina a proposito di questo. Se ti piace questa formula o preferisci, insomma, i classici eventi a squadra separati? Beh, sicuramente interessante. Il peccato è che non essendo il compagno di squadra accanto, Sì. non si nota così tanto per noi giocatori, perché alla fine riusciamo a giocare solo la nostra partita e facciamo addirittura fatica anche solo a vedere i risultati sulle altre scacchiere. E quindi per essere un torneo a squadre in realtà è abbastanza individuale, perché non sapendo cosa succede sulle altre scacchiere devi fare semplicemente del tuo meglio e basta, non puoi calibrarti, non so, cercare di essere un po' più solido, cercare di rischiare in più perché non sai come sta andando il match. Quindi non si sente davvero se siamo tutte ragazze o se la squadra è mista. Però in linea di massima come concetto. È un'idea molto interessante perché così almeno anche il punto sulle scacchiere femminile è importante e quindi si investe. Questo Sì. è interessante, sì. Certo, però così siamo un po' di meno di ragazze a giocare rispetto alla squadra normale dove siamo in 5, qui siamo in 3. Però, insomma, si potrebbe pensare, no, di fare una fusion di due eventi e metterli tutti insieme in un'unica squadra. Cioè, sarebbe simpatica come situazione. Sì, sarebbe molto diverso sicuramente. In qualche campionato a squadre di per circolo si fa. Per esempio in Grecia mi pare gio si gioca su 10 scacchiere. Esatto, e prima E commentavamo sono un proprio po' questo. femminili, un po' giovanili, un po' assolute. Esatto. E Marina, visto che tu hai giocato anche questi eventi a squadra, no? Sei stata ingaggiata in Grecia, credo anche in Sì. Turchia, e hai giocato su diverse scacchiere, facendo il paragone un po' con i campionati a squadra giocati qui in Italia, preferisci, diciamo, la nostra formula di due eventi separati su quattro scacchiere o un evento con tante scacchiere, insomma? Appunto, come dicevamo, tipo 10, avendo delle scacchiere, con donne e giovani, diciamo così. In un certo senso, su un torneo a squadre con 10 persone che giocano è un po' più caotico, perché qualche volta il match viene deciso nella scacchiera under 10, dove i bambini ancora un po' lasciano i pezzi in Ah, presa. quindi anche under 10, insomma, ci sono quindi diverse fasce giovanili. Se under 10 o under 12, ricordo solo di aver visto di tutto in quella scacchiera. Pezzi che giravano, qualità, non
avere un pezzo in meno, una qualità in meno, non significa assolutamente niente, può comunque succedere di tutto. E quindi lasciare il match in partite così è un po' secca, perché tu ti impegni tanto, è una partita molto difficile, e poi sai che l'importante è che il bambino non perda la donna, ma gliela mangi e poi vinca lui. Perché alla fine il suo punto vale esattamente come il tuo, però Esatto. forse tu stai giocando contro un maestro internazionale, stai facendo una grandissima fatica, e forse dopo 5 ore riesci a farcela. Ma immagino che anche lui, stia facendo tantissima fatica dal suo punto di vista. Ma io sicuramente È tutta non una voglio. questione poi di prospettive. Non voglio parlare male No, del no, bambino, figurati. solo che. È un po' difficile da vedere perché tu sai che Sì. comunque poi i bambini lì diventano forti, non è No, che certo, vediamoci, infatti. No, non però è vabbè, bambino. lì iniziano già dagli under 10, che comunque sì, è bello, comunque una bella scelta impegnativa. Però si potrebbe magari pensare anche ad una via di mezzo, no? E quindi potrebbe essere una cosa Non simpatica. so, sei scacchiere, qualcosa del Sì, genere, un po' più senza esagerare, complicato. diciamo così. Sarebbe un po' più interessante. E Marina, ultima domanda, non so se Pierluigi ne ha altre. Io ho una curiosità Sì, che volevo vai. chiedere anche a Luca e mi sono dimenticato. Ah. Qual è la tua posizione rispetto a giocare a scacchi in questo periodo di emergenza sanitaria? Giocheresti, giocherai, vuoi giocare, non vuoi giocare? Giocherò il torneo a Trieste a fine Ah, mese. e tra l'altro lo giocherà anche Luca, quindi questa è una cosa che avevo visto. Infatti gliela volevo chiedere anch'io questa domanda, però poi me la sono dimenticata, sì. Mi sa che siamo tutti molto felici a tornare finalmente a giocare più o meno in maniera normale. Ovviamente bisogna stare molto attenti, si prenderanno tutte le varie precauzioni, però. Quindi, insomma, giocherai indossando mascherina e la visiera praticamente. Sì, esatto. Bene. Non penso sarà grave. Poi sono un po' un esperimento, speriamo vada tutto bene. Per ora a settembre, a fine agosto-settembre, ancora sono ottimista. Secondo me faremo molta più fatica ottobre-novembre, perché su 200 persone è altamente probabile che uno abbia un minimo di febbre. Certo, a Perché ogni influenza prescindere, diciamo, dal normale, un raffreddore, Covid. qualsiasi cosa, a ottobre-novembre inizia a fare freddo. Sì. E quindi giocare, se un torneo con 200 persone sarà difficilissimo, perché appena uno si prende un po' di febbre, un po' di raffreddore, deve assolutamente fare il tampone subito, capire com'è la situazione. Non sarà facile. Non la vedo molto, molto bella per noi giocatori. Sì. Probabilmente saremo bloccati di nuovo presto. Perché Speriamo di anche no. solo un organizzatore non può. È difficile che organizzi tutto un torneo con tutto lo sforzo che deve fare Certo, e e poi si poi prende non anche delle sa neanche se il responsabilità, certo. torneo. Sì, oltre alle responsabilità, non sa neanche se il torneo finisce. Perché forse dopo Infatti. 4-5 turni viene annullato o interrotto è Sì. tristissimo. Sì. Quindi mi sa che finché non si trova una cura chiara per questa malattia sarà difficile per noi tornare a giocare d'inverno. L'estate sì, che più o meno abbiamo visto che la situazione è più tranquilla, però per Anche esempio il se campionato europeo femminile è stato messo a novembre, ma non penso proprio che verrà Anche se giocato. non so se avete notato, no, che in Svizzera il torneo di Biel l'hanno giocato semplicemente mettendo il plexiglass, no? Senza far indossare mascherina e visiera. Cosa ne pensi di questa scelta? Cioè, nel senso, pensi sia meglio una scelta più prudente che Sono più forse... felice di giocare con la mia mascherina, Sì. sì, perché alla fine siamo tante persone in una sola sala e quindi qualche cosa in più è meglio. Alla fine siamo tutti più tranquilli e il problema del virus che si diffonde c'è. Cioè, non è che se adesso i dati comunque sono buoni allora è sparito comunque.
dobbiamo sempre stare attenti. Certo. Poi ovviamente dipende da nazione a nazione, per i protocolli sanitari nazionali. Sì. Quindi vedremo. Bene. Ok, Marina, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per i prossimi turni, eh? Mi raccomando, forza che ci dobbiamo qualificare alla top division. Esatto, e voi fate il tifo. Certo, sempre. Bravi, bravi. Ciao, Ciao Marina, a ciao, presto. ciao, ciao, ciao. Eccoci Pierluigi. Allora, Pierluigi, non abbiamo ancora terminato perché adesso c'è Angela. Facciamo venire anche Angela. E poi terminiamo con Carlos Garcia Palermo. Oh, fantastico. Il capitano, cioè diciamo non è il capitano ufficiale perché comunque Carlos. Diciamo il capitano in questo caso alle Olimpiadi hanno scelto di, insomma, che sia soltanto uno ed è Arthur Kogan, però Carlos è comunque il CT della nazionale italiana femminile, quindi segue insomma, la squadra, vede le partite, darà sicuramente dei consigli alle ragazze, ora vediamo un po' cosa ci dirà anche lui, ma adesso è la volta di Angela Grimaldi. Eccola qui, Angela, ciao! Ciao, ciao a tutti, come va? Tutto Bene, tu? bene, un po' dispiaciuta Per per l'ultima partita, l'ultima immagino. Infatti, ti abbiamo visto, insomma, che insomma, potevi sicuramente fare di più, no? Tra l'altro contro un'avversaria sulla carta più forte, no? Una VM, e veramente riuscito ad ottenere una buona posizione, vero Pierluigi? Vuoi fare qualche commento sulla partita di Angela? sì, ciao Angela, complimenti perché Grazie. hai giocato davvero molto bene. Abbiamo seguito questa partita che secondo noi sarebbe stata decisiva, no? Per il risultato. Poi, per fortuna, le cose sono girate bene su altre scacchiere, però avresti meritato di vincere. Poi c'è stato Sì. questo barione finale, però comunque non ti demoralizzare, non vuol dire niente perché Infatti. quando si gioca così bene, poi i punti verranno e aiuterai la squadra, come tra l'altro hai già aiutato. Come ti è sembrata questa partita? Direi che si è messa abbastanza bene per te sin dall'apertura, forse, no? Sì, quella è una linea che io gioco, diciamo, per confondere un po' gli avversari, perché è un po' inusuale vedere in un rossolino una partita dove il bianco arrocca lungo, no? E quindi cerco sempre un po' di giocarla per confondere, soprattutto perché invece nella prima partita sul rossolino sempre avevo arroccato corto, quindi giusto per evitare che magari lei si preparasse all'ultimo minuto, ho pensato di giocare un'altra variante. L'unico problema barra lato positivo è che da questa variante scaturiscono sempre posizioni complicatissime, come avete visto, immagino, e quindi diventa un po' difficile gestirle. Questa volta sono riuscita a, penso di aver giocato comunque mosse buone, infatti qui ero in vantaggio verso la fine. Però purtroppo il problema di queste posizioni complicate è la gestione del tempo, infatti con poco tempo purtroppo ho sbagliato. Però, mi dispiace perché avrei potuto anche far perdere la squadra, meno male che ci sono stati gli altri che sono stati bravi. Sì, No, però tranquilla, cioè, se la squadra perde, tranquilla, non sentirti assolutamente in colpa perché comunque alla fine si è in tanti, eh? Quindi puoi stare serena, cioè non so Pierluigi, tu anche tu hai giocato diversi campionati a squadre, è chiaro che insomma ci si sente sempre un po' responsabili, però insomma bisogna essere anche poi obiettivi. No, no, quando si gioca in squadra bisogna prendere l'aspetto positivo, cioè caricarsi un po' con l'energia di tutti quanti. È chiaro che ciascuno fa il meglio, ma se ci sono degli errori non nessuno ti dirà mai, anzi, saranno i tuoi compagni di squadra a tirarti su, Esatto. no? Ma comunque guarda, hai giocato molto bene la sequenza precedente, torre per Sì, quel 24, cavallo e F5, esatto. semplicemente ti è scappata una cosa perché sono partite lampo, no? Alla fine sono partite online, quindi è Sì, chiaro poi ci sono state che tutta una serie di mosse intermedie, abbiamo visto, no? Sì, sì. no, è stata molto Sì. tattica a un certo punto. C'era molto da calcolare, diciamo. Infatti.
E avevate entrambi pochissimo tempo, quindi veramente, insomma, penso che non sarebbe stato facile per nessuno. E Angela, questa è la tua prima convocazione, no, alle Olimpiadi. Che cosa provi, anche se ovviamente è una competizione online, però insomma, qual è la tua sensazione in questo momento? Vabbè, io ovviamente sono contentissima, onoratissima di poter giocare per la nazionale italiana e quindi sto cercando di fare del mio meglio, sperando che basti ovviamente. E comunque l'esperienza tutto sommato è molto bella, anche se purtroppo appunto si giocò online, comunque si riesce a sentire lo spirito di squadra, comunque accentuato anche dal fatto che appunto giochiamo in una squadra mista, mentre quando ho giocato tipo ad esempio la Mitropa, che c'eri anche tu, le squadre erano separate, c'era quella femminile, c'era quella assoluta, e là si sta tutti insieme, però lo spirito di squadra a È mio parere viene diverso. un po' meno, quindi secondo me è anche bello giocare con una squadra. Esatto, e allora a questo punto facciamo anche a te la domanda che abbiamo fatto prima a Marina, no? E di cui parlavamo anche prima io e Pierluigi, appunto. Preferiresti, diciamo, degli incontri a squadra non divisi, ma dove le ragazze giocano nella stessa squadra con gli uomini? Sì, secondo me sarebbe una bellissima idea, anche per, insomma, iniziare un po' a unire gli scacchi femminili e quelli assoluti, visto che comunque, ad esempio, mi viene sempre chiesto, ma perché le donne giocano separatamente così? E quindi sarebbe anche bello iniziare ad unire appunto le squadre e di conseguenza anche un po' i due mondi. Sì, fare un'unica squadra magari un po' più grande dove si gioca su più scacchiere anziché avere appunto due eventi completamente divisi, non sarebbe male. Secondo me sarebbe una bella idea. Siamo d'accordo. E tra l'altro, Angela, tu sei insieme a Francesco Sonis, cioè insomma sei con lui, insomma siete gli unici rappresentanti del sud Italia. Mi Ah sì, non ci avevo mai sembra di pensato. sì, io ho dato un'occhiata ai giocatori e mi sembra che ci siate soltanto voi due, tu come donna e lui insomma come uomo. Quindi avete anche quest'altra responsabilità, poi tra l'altro io e Pierluigi siamo entrambi del sud. Luigi è stato anche il Sentito. mio delegato tanti anni fa. Ah, Sì. mi ricordo che ne è passato di tempo e ne hai fatta di strada, ma già si vedeva che era promettente, che ti piaceva, quindi non ne avevo dubbi. E sì, se le rappresentanti del sud, noi ci prendiamo anche Vocatura, non fosse altro per la solarità del suo carattere, Roma, e quindi diciamo che avrete tutto il nostro sostegno e siamo sicuri che vi farete valere. È vero che gli scacchisti del sud, sì, magari siamo un po' di meno Però al quei vertice pochi, dello scacchista. insomma, sono tosti. Pochi ma buoni, sì. Molto, molto, Bene. Grazie mille, Angela, per essere stata qui con noi, Grazie eh. Allora facciamo anche a te un grosso in bocca al lupo per le prossime giornate e naturalmente quando vuoi ti aspettiamo per un post torneo praticamente. Ok? volentieri, grazie. Bene. Buona serata, Angela. Ciao. Anche a voi, ciao. Grazie. Ciao, buona serata, a presto. Eccoci qui e adesso Pierluigi concludiamo con il CT della nazionale italiana femminile che è Carlos Garcia Palermo. Un attimo soltanto che ci organizziamo. Allora, vediamo un attimo. Allora, ci siamo. Ecco, qui con noi Carlos Garcia Palermo. Ciao Carlos! Ciao Maria, come stai? Bene, Bene tu? bene, adesso che abbiamo Allora. vinto sto benissimo. Bene, sei contento, vero Carlos, dei risultati? Un attimo che ti aggiorno il nome. Pierluigi, se vuoi iniziare tu con le prime domande. Certo, innanzitutto un caro saluto, come stai Carlos? Ciao, ciao, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Dove sei? Sei in Argentina? Sì,
Sì, sono alla Platina, Argentina. E tu? Sempre a Corsica? No, no, io sono nel Salento, sono tornato nella mia regione. Ah, ho capito. Sì. Come si sta lì da te? Tutto a posto? Noi sentiamo un po' di notizie preoccupanti sul Sud America. E se più o meno siamo in un momento un po' difficile, comunque in Sud America, Argentina è un po' meglio che Perù, Cile, Brasile, loro hanno situazioni, Bolivia soprattutto, hanno situazioni più critiche da noi. Per il momento si tiene la capacità dell'ospedale, più o meno va bene. Ma io non mi fido perché tutto è basato sul comportamento della gente e non vedo che la gente stia capendo bene quello che si deve fare. Ma vediamo. Si dice che qua in Agosto. Argentina si comincerà a fabbricare il vaccino, si dice. Sì. Sì. Ma vediamo, Dovrebbe. lo proveranno con noi. La sensazione è che prima lo proveranno con gli animali, dopo con gli argentini e dopo va al resto del mondo, sai? E Carlos, che cosa pensi di questi tornei che si stanno disputando dal vivo con mascherine e visiera? Ah, questo. Non lo so, qua in Argentina questo non esiste per il momento, no? Ma non so penso che è un'iniziativa forse un po' rischiosa, ma qualcosa si deve fare, no? Adesso con il virus siamo davanti a problematiche assolutamente nuove, e tutte sono soluzioni creative. Se uno lo vede da questo punto di vista, è come un test al genere umano, che deve creare davanti a una situazione nuova. Speriamo che tutto questo serva ad imparare e non finisca bene, una parola, no? Sì. E Carlos. vai Pierluigi. Quindi immagino, Carlos. Carlos, che tu non abbia eventi in programma, giusto? Torni in programma. Non ho un programma chiaro di attività, io no. Sono qua chiuso in casa e non si sa per quanto tempo. Vai Pierluigi. No, ti volevo chiedere, scherzando, la pandemia avrebbe fermato Korchnoi o avrebbe continuato a giocare lo stesso? Dovremmo Lascia da telefonarlo, vedere. come direbbe Carlos. Una buona ipotesi, sì. Ma guarda, un'idea abbastanza stupida che mi è venuta in testa quando ho cominciato tutto questo, e dire: ma il mondo si sta distruggendo, ma i morti sono salvi, no? I morti non hanno nessun problema più. Questo è un po' strana l'idea, no? Ma loro sono lì, già non hanno nessun problema. Il problema è per noi. Perché è strano, perché è tutto il mondo che non è una guerra in una certa parte del mondo, non si può fuggire da nessuna parte, no? È un po' strano tutto, quindi non. Carlos, parlando appunto di queste Olimpiadi online, no? Immagino che per te sia strano, no? Dopo aver giocato, comunque essere stato l'allenatore tanti anni della nazionale italiana femminile, e insomma, vedere poi questo evento trasformarsi in un evento online, seppure ovviamente in questo periodo un po' particolare. Cosa ne pensi? Ma penso che è un'iniziativa interessante. Come ha detto prima, è una soluzione creativa per fare scacchi in un modo o in un altro. Adesso scherzavo un po' con Marina, che ma almeno non dobbiamo attraversare non dobbiamo attraversare la frontiera Georgia-Turchia, come è stato l'ultima volta, che è stata un po' un'avventura, no? Sì, spesso durante i viaggi, insomma, ci sono tutta una serie di avventure, di viaggi quasi impossibili, no? Sì, è una soluzione creativa, Ah.
per il momento vedo che seguire le partite per me è stato un po' difficile perché ho avuto difficoltà, penso sia stato così per tutti. Sì, penso sia importante conoscere i nick dei vari giocatori, forse quello è il metodo migliore per provare a seguirli, no? Sì, dobbiamo vedere questo, ma è stato interessante, stressante, no? Oggi ho Ah, fatto tante fatica a seguire partite tutte le con un tempo così partite. breve, sì, certo. Sì, ma interessante come esperienza nuova e anche il merito dei nostri giocatori Esatto. che hanno superato un nuovo tipo di stress, perché ogni stress è un po' diverso, no? Non è uguale giocare presenziale con le mascherine, senza le mascherine, che ne so, questo è diverso. E l'Olimpiade è anche una responsabilità e loro veramente hanno giocato benissimo, Sì, ti risultato aspettavi la buono. vittoria contro, cioè in realtà il pareggio, ma insomma, cosa ci dici della vittoria di Daniele Vocaturo contro Anish Giri? Questo è fantastico, un risultato che anche lei ha giocato molto bene la partita, ma anche Vocatura ha giocato molto bene contro Kirill, Ah, che è sì. stato, io ho visto, ma non ho visto il modulo, ma secondo me è una partita molto buona, una partita buona, anche Kirill ha giocato bene, Sì, ma dopo infatti non è facile battere Giri perché è sì. ultra preparato, è un computer con faccia di essere umano. Dai. Sì, beh, lui è molto meritevole, molto meritevole la vittoria, sì. Sì. E Pierluigi, che domanda vuoi fare a Carlos? A Carlos bisognerebbe chiedere Su tante qualsiasi, cose. esatto, troppe Tanti cose. argomenti della vita. No, vorrei chiedergli, secondo lui, che cos'è più importante per avere successo in un torneo online, a parte la buona connessione, o se lui ha praticato un po' questa cosa, diciamo, come allenatore, come commissario Cosa tecnico. suggerisce alle sue giocatrici o comunque alla squadra? Sì, io prima ho suggerito, ma la mia intuizione è che era buono fare un allenamento a un ritmo leggermente più veloce che le Olimpiadi, nel senso che, per esempio, invece di, perché tocca l'incremento di 5 secondi, forse una buona idea era giocare con incremento 3 secondi, perché alla fine la partita finisce così, no? L'idea è che il cervello sia abituato e che anche 5 secondi possono essere come una sensazione, una percezione di durare di più. Questa è un'idea, no? Dopo non lo so, bisogna. Oggi è stata la prima esperienza, una cosa nuova, perché è diverso giocare per squadra, così non si può Certo. controllare la partita del compagno. Sì. Non è facile, anche il Sì. sospetto della possibilità che l'altro stia utilizzando un modulo del cheating e tutto questo è nell'aria sempre, bisogna avere un buon atteggiamento, se uno sente che l'altro sta aiutando in modo illegale, continuare a giocare la partita con calma, non perdere la calma, forse l'aspetto psicologico è importante, no? Non farsi prendere insomma da paranoie, dici Esatto, se ho capito. questo volevo dire. Sì. Sì, è importante anche questo, giusto? E Carlos, tu come vedi questa formula di insomma di aver creato insomma una squadra unica con l'obbligo di schierare due donne e due under 20, di cui un ragazzo e una ragazza? Come la vedi questa idea e se ti piace o preferisci comunque due squadre separate, una assoluta e un'altra femminile? E non lo so, sicuro quelli che hanno dovuto pensare il torneo avevano la scelta. Penso che qualsiasi formula adottata si può criticare e si può dire è perché non hanno fatto un'altra, perché si facevano l'altra perché non hanno fatto questa. Dunque è una scelta, non c'è un modo matematico di scegliere una formula.
Non è male, non è male, vediamo alla fine cosa risoltano, ma penso che non è una cattiva idea, secondo me. Non c'è una formula matematica forse dopo di vedere come funziona la questione tecnica, si può valutare se è possibile aggiungere più giocatori, per esempio, fare una squadra di 10 o cose del genere, perché alla fine è una questione tecnica, una questione di come vanno le connessioni internet. Sì. E se funzionano male anche di giocare meno giocatori. In ogni caso, penso che è un gesto dalla FIDE di non lasciare morire gli scacchi per la pandemia dal coronavirus. È una cosa imperfetta, ma almeno è qualcosa che sta facendo, e anche si deve risaltare come tutti i paesi hanno presentato una squadra, hanno giocato volentieri, le squadre sono forti. Sì. Comunque la mia visione è positiva davanti a tutto questo. Siamo in un mondo diverso adesso, no? Strano, sì, sì. Ci muoviamo come in una situazione oscura, poco chiara, e tutte le soluzioni creative sono benvenute, secondo me. Mm-hmm. E Carlos, hai sentito anche Arthur, insomma, oggi durante i vari match? Vi siete... Sì, sì. Sì, ho sentito lui, siamo stati in contatto, lui mi ha aiutato quando io avevo problemi per collegarmi, per vedere le partite, e adesso mi ha inviato due audio che non ho avuto il tempo di ascoltare, sicuramente per scambiare impressioni, per essere preparati per domani. Sì. Esatto, bene. Sei fiducioso, Carlos, allora sulla qualificazione della nostra nazionale? Completamente, bene. Completamente fiducioso, sì, sì. Pierluigi, hai altre domande per Carlos? No, lasciamo Carlos preparare bene la partita, esatto. Perché oltre ai giocatori anche il ruolo dei commissari tecnici è importantissimo. Carlos, sì. Complimenti per le scelte che avete fatto, bravi tutti i giocatori, belle partite. Sì. Anch'io sono molto positivo, molto ottimista come te, sono sicuro che ci darete belle soddisfazioni. Un abbraccio Carlos, a presto. Un abbraccio, abbraccio, ciao, Pierluigi. Piacere Maria, Pierluigi, piacere di parlare con voi, è stato un piacere veramente. Quando insomma vuoi, Carlos, vuoi fare un resoconto delle partite della giornata, ovviamente sei sempre il benvenuto. Bene, grazie mille, ci sentiamo, a presto. D'accordo, a presto, ciao Carlos. Ciao ciao. Bene. Allora, Pierluigi, siamo arrivati alla fine di questa giornata e che dire, Pierluigi, io ti ringrazio per avermi accompagnato insomma in questa diretta di oggi per chess.com, ma prima di insomma di lasciarti vorrei farti ancora qualche domanda, vorrei chiederti quali sono i tuoi progetti insomma, e che racconti anche un po' quello che hai fatto in questi anni che hai vissuto in Corsica. Io vorrei riallacciarmi a quello che diceva Carlos García Palermo, perché per chi non ha avuto il piacere di conoscerlo personalmente, è oltre ad essere un grande campione degli scacchi, anche un grande campione del pensiero in generale. Per cui quello che diceva è che questa situazione d'emergenza ci ha costretto tutti a cercare soluzioni creative. E anch'io, che sono un professionista degli scacchi, e quindi il mio lavoro fondamentalmente è quello di trasmettere la mia conoscenza agli allievi o alle scuole di scacchi o alle scuole in genere, no? La formazione mi ha costretto a creare delle soluzioni che prima non esistevano, ad essere creativo. E ciò si è visto soprattutto con la formazione a distanza, utilizzando le tecnologie come adesso le stiamo utilizzando con Maria, per esempio, in particolare con il progetto Stay at Chess, che avete potuto forse già seguire durante il periodo in cui eravamo veramente chiusi in casa. È nato così, è nato anche per dare la possibilità agli scacchisti di rimanere uniti, e ha preso sempre più piede, si è creata una vera e propria
comunità che ha seguito questo progetto legato proprio a dei webinar, cioè delle conferenze, delle videoconferenze che noi gratuitamente abbiamo offerto al grande pubblico. È stato un grande successo e sin da settembre lo replicheremo sempre con questi webinar e sempre con l'appuntamento del cosiddetto caffè, cioè un incontro pomeridiano nel quale scambiare delle idee tra appassionati. Ovviamente poi ci sono state anche delle iniziative di formazione più specifiche, rivolte proprio ad un pubblico disposto anche ad investire, quindi degli appuntamenti a pagamento che ci hanno dato grande soddisfazione perché ci hanno permesso di essere, tornando sempre alla frase di Carlos, molto molto creativi, sia nei contenuti che nelle forme espressive. Bene, e Pierluigi, invece la tua esperienza in Corsica, insomma, com'è stata per te? Cioè, tu sei partito dalla tua Puglia e sei andato a vivere in Corsica, dove hai praticamente fatto, insomma, l'istruttore come professione principale, giusto? Sì, l'esperienza in Corsica è stata molto bella ed è esattamente l'opposto dell'esperienza che stiamo vivendo adesso di, no, di grande distanziamento gli uni dagli altri, nel Sì. senso che la Corsica è un'isola piccola nei numeri come popolazione, ma estremamente forte ed estremamente unita, soprattutto per quanto riguarda il mondo degli scacchi. Cioè, bisogna immaginare che in quest'isola gli scacchi sono l'attività sportiva numero due fra tutte quelle che ci sono dopo il calcio e che sono insegnati praticamente a tutti i bambini, quindi sono diventati un fatto sociale e culturale, qualcosa di endemico nel senso positivo del termine. Stare lì è stato partecipare a questa grande festa continua di tornei, piccoli tornei, una filosofia che è difficile da immaginare per chi non l'ha vissuta, perché è centrata proprio al basso della piramide, cercare di diffondere gli scacchi come sport di massa. Allora, secondo me, la sfida del futuro, anche per paesi molto grandi come il nostro, è quello di capovolgere un po' questa visione che ci porta a pensare che soltanto il vertice sia importante, ma cercare di allargare la base. Questa è un po' una mia convinzione, un mio modo di vedere le Sì. cose. Se noi vogliamo progredire in quanto movimento, dobbiamo davvero avere una visione più globale. Certo. E Pierluigi, ti faccio un'ultima domanda. Pensi di giocare dal vivo con le modalità attuali? È un'ottima domanda. Fino a pochi giorni fa ero sicuro di non volerlo fare perché non mi vedo a indossare mascherina, visiera, non mi vedo proprio, cioè per me gli scacchi rimangono qualcosa di legato evidentemente al piacere di giocare Sì. e penso che mi divertirei molto a giocare in questo modo. Però poco tempo fa ho ricevuto un invito, una comunicazione da parte di un amico organizzatore, possiamo anche dirlo, tanto penso che farà piacere un po' di diffusione mediatica, che è l'Accademia di Potenza, che Ah. appunto sì, abbiamo parlato del sud, mi fa Sì. piacere dare il mio contributo nel diffondere il torneo, e quindi organizza una nuova Sili, un torneo che ha il vantaggio di essere giocato praticamente sulla spiaggia. E questo Ah. eh sì, e Quindi non questo c'è per l'obbligo di mascherina, c'è sempre. no, c'è l'obbligo perché comunque c'è tutto il protocollo da rispettare, però essendo una pedana aperta, fondamentalmente uno spazio diciamo semi all'aperto perché poi è coperto, no? Non l'ho visto nei dettagli, ma da quello che mi ha detto Luigi Caggiano, che è l'organizzatore, io quando mi si diceva come si può giocare, no? Sempre le soluzioni creative, l'unica soluzione che mi veniva in mente, che mi avrebbe lasciato tranquillo, era giocare all'aperto. Allora, questa possibilità mi ha fatto sì che anch'io diventassi un po' possibilista, per cui magari un torneo del genere d'estate all'aperto lo prenderei in considerazione. Francamente, giocare in un ambiente chiuso con gli obblighi giusti, per carità, Certo, sacrosanti, certo. e visiera, non mi piacerebbe, mi sentirei Sì, proprio. io anche purtroppo faccio un po' fatica a pensare di giocare indossando mascherina e visiera, perché parto dal presupposto che comunque la respirazione, come per gli sport in genere, ma credo anche per gli scacchi, no? È fondamentale anche, no? Per il pensiero, per il cervello e quant'altro.
e essere un po' limitati, non lo so, ovviamente non ho avuto esperienza, non ho ancora giocato da quando è successo tutto questo, però insomma psicologicamente faccio fatica a pensare, no? Di entrare in un ambiente chiuso, indossare mascherina, visiera, stare lì per ore, no? Perché comunque parliamo di tornei che durano anche 4-5 ore e non ti puoi più alzare. So, forse probabilmente non si può neanche più mangiare al tavolo, dove a volte uno, no, dopo tante ore vuole sgranocchiare qualcosa per dare un po', no, di zuccheri al cervello. Comunque diventa tutto ovviamente molto più complicato, quindi non è per niente facile secondo me. E io pure, diciamo, sono un po' scettica nel ritornare in questo modo. Però insomma vedremo. Però certo l'idea della spiaggia è veramente carina, almeno è un ibrido, no? Da un po' più di, insomma, ma credo che sulla spiaggia anche ci sarà obbligo della mascherina, della visiera, scusami. O solo della mascherina. Questo, cioè, Non lo so, chissà. penso, non so, Perché poi tornei forse all'aperto, forse magari c'è un po' basta solo la meno mascherina. rigidità, probabilmente. Sì, bisogna un attimo appurare meglio il protocollo della FSA. Comunque ci manca, no? A tutti quanti ci Certo. manca il fatto di giocare, farsi un bel torneo, Sì. eccetera. Ci stiamo. Ma anche partire Pierluigi, che a volte sai, uno si lamentava, beh, devo andare lì, il viaggio, però poi sono cose che ti mancano in fin dei conti. Cioè. Certo, quelle belle file all'aeroporto, Sì. Bene. Pierluigi, io veramente ti ringrazio di cuore per aver accettato l'invito di commentare questi primi 3 turni delle Olimpiadi online. Ti ringrazio davvero, insomma, speriamo che l'Italia riesca a qualificarsi. Diciamo che finora, direi che i pronostici sono stati più che positivi, cioè, nel senso è andato tutto bene e speriamo possa andare così anche per le prossime 2 giornate. È stato un piacere e complimenti per la trasmissione, il caso burlo, e siamo stati anche di buon auspicio, per Sì. cui Maria, io ti auguro una buona continuazione con Grazie questo bel progetto e saluto tutti gli amici da casa che ci hanno seguito con interesse. mille. E in bocca al lupo anche a te per il tuo progetto, Pierluigi. Bene, bene. E un saluto veramente a tutti gli amici da casa che ci hanno seguito. In questo momento siamo ancora in 145. Grazie veramente a tutti. Allora, ci vediamo domani alle 14 con il maestro internazionale Fabrizio Bellia e poi domenica, sempre alle 14, con il maestro internazionale Giulio Borgo. Quindi mi raccomando, non mancate. A presto, ciao Pierluigi, buona serata. Ciao, arrivederci, ciao. Ciao.